Io vedo. Allora, te c'hai il computer lì davanti a te? Sì, ho due monitor grandi come due cinema, quindi Ok, allora basta che te vai su sul tuo internet, vai su canale. Twitch. Ok, vado sul tuo canale. Ok, vai sul mio canale e ora appena entra in live, vedrai che sulla destra ci avrai due chat. Quella più a destra la vedi in tempo reale, quindi quello che scrivono in tempo Perfetto. reale. Mentre quella che sta dentro la stream è quella che si vede dopo 3 minuti. Ah, ok. Quella che è dentro la stream la lascio perché praticamente loro vedono dal momento in cui hanno scritto quando è che vedi te e quando è che risponderai. Non lo so se ti ho fatto capire, ma lo capisci tanto dopo. Sì, vabbè, tanto. Ma oltretutto io avevo già fatto un paio di comparsate su una di sicuro. L'altra volta eri su YouTube, avete registrato un video. Quello lì che mi hai mandato. Sì, quello era registrato, però non era live. E comparsate su Twitch, dici? Sì, da Voconi un secolo fa. Ah, sì, un secolo E fa. non mi ricordo se ero stato da Giglio, da Girex. Ah. No, non credo, non credo. Entravano intanto a insultarlo, scherzando ovviamente, però mi sa che no, non c'ero stato, non c'ero stato. Te che anno sei? La mia età? O sei più 70, giovane? 78. Sei più giovane, io sono del 75. Cazzo, ne ho trovato uno più vecchio di Vedi? me. Questo mi sembra già una notizia. Già una bella notizia. Sì. Allora, io sto partecipando a una. PokerStars ha fatto un contest che, diciamo, tra i migliori streamer emergenti di tutto il mondo, ha messo in palio due Platinum Pass, che si basano sulle stream che fa in dicembre e poi su altri parametri. Insomma, noi partecipiamo. PokerStars sta puntando molto su Twitch, sai? Per fare cosa esattamente? Perché non lo so, probabilmente credono nel connubio tra Twitch e poker. Ma Twitch. io credo che del poker a PokerStars me ne frega una mazza. Non lo so, però per esempio hanno modificato nel software, hanno messo una nuova funzione che praticamente permette a tutti i giocatori di connettere l'account PokerStars col Twitch per streamare le loro mani. Insomma, comunque hanno fatto una cosa a livello mondiale, quindi magari un'ideina. Sì, no, io lo spero, O comunque gli sarà costato fare l'implementazione, l'accordo sicuramente è venuto di comune accordo, però il software quando lo modificano un po' gli costa. E stanno spingendo appunto questa cosa che ci stanno, come dire, incentivando le persone a streamare. e tu stream. Vai a stream e vediamo che succede. Comunque sta già Ma succedendo. oggi ho visto un tuo video in cui vai ho il 30X con 10-10. Quello Ma dici non voglio vedere. allo special era lo Sì. special. Sì, quando mi chiudo mi tappo il. Oltretutto il buon Pisolino PD ogni tanto pascola cash, insomma. Grande Pisolino. Pisolino ha fatto delle magie in quella serata, eh. Sì. Prima mi ha spaccato me e poi ha spaccato anche Sanchioni. Eugol, È un cioè, gol, sì. se io MTT seguo poco, cioè poco e dal cesso, cioè nel senso Ti che facciamo cagare, via. Ti no, nel senso che stimola. nell'evoluzione dell'essere umano, cioè o quantomeno nella mia, si è partiti da Topolino Sì, è vero. per poi il giornale, poi la rivista di approfondimento. Poi il telefono, Facebook e cose, quindi guarda, cioè, sai quando fanno i report di Esso Poker, di queste cose qua, Sì. no? Leggo in questo senso dal cesso. O Cioè. Beh, comunque i momenti passati al cesso, cioè, sono momenti importanti, eh. Sono momenti di pura riflessione. è una cosa che almeno una barra due volte al giorno si fa, Eh sì, quindi. eh. Allora noi che siamo fortunati, c'è cioè chi la fa a meno, che si tiene tutto dentro, anche quello.
No, io quello proprio non ho mai avuto problemi di alcun tipo, cioè puoi mettermi, sai quelli che dicono sono in viaggio, ho cambiato aria, ho cambiato Sì, alimentazione, cioè io te sono in no. successo, vado, no, esatto. Aeroporto, ristorante, Ma non me farmacia, ne frega ovunque. niente, cioè nel senso, Ovunque. sì, Allora io sono come cioè la tengo per arrivare a casa, vabbè, ci cioè, siamo fatti di quella roba lì anche, non è che stiamo a uccidere qualcuno. come Benigni, no? Questo è l'inno del corpo sciolto. Allora, addirittura primo messaggio da Gabriele Re. Primo messaggio da Gabriele Re, è tutto un dire. Beh, il cognome No, vabbè, no, notevole. te forse non lo conosci, King Sì, Mame. no, sì, so che... Ah, ok. No, cioè adesso qualche nome lo conosco, che qualcuno, con qualcuno ho parlato, insomma... Però c'è cioè, che cash conosco tutti, mi verrebbe da dire, i contatti di tutti. Sicuramente giocando lì i contatti sono più spostati lì, ovviamente. Sì, ma anche il mio interesse per quello che accade nel mondo poker. Cioè, quando ci sono, che ne so, le WCOP si chiamano, cioè, ne stare lì a guardare cosa fanno interessa. Cioè, mi piace quando ci sono, che ne so, gli high roller, perché ci sono Linus Love, Baron, Truteller, questa gente qua. Bello anche vedere, io spesso, a me quando finisco la sessione ovviamente non mi viene sonno, no? E allora ho trovato che un modo, perché se mi guardo una serie dopo mi eccita ancora di più e allora davvero che dormo alle 5, alle 6 di mattina. Invece ho trovato che una cosa che mi fa dormire è guardare tavolefinale.com, sai, tipo ai roller, non lo so, mi concilia il sonno, vedo queste belle giocate fantastiche e piano piano entro nel mondo di Morfeo. Adesso poi tanto Truteller verrà nominato in qualche modo. Ora vedo che stanno già aumentando, per ora sono connessi in 18. Oltretutto sempre dal trono. Ho letto di Jungleman Cates che la stessa domenica ha vinto tipo il Sunday Special del .com e un'altra roba simile del .com per fare 250 e mi chiedevo chissà che cazzo gliene frega di giocare con la roba lì, ma la risposta è sempre per andare a rompere i coglioni ai reg, secondo Sì. Vabbè, me. Ma Cates avrà 50-60 milioni di roll, cioè cioè non serve a niente, lo fa tipo, magari sarà uno stimolo in più, non lo so. ma lo fa perché è un rompicazzo, te lo Ah, dico io. sì? Vorrà andare, sì, vorrà mettere gli spot di merda ai reg, fare di questo tipo. Capito. D'altronde adesso Galfond ha lanciato questa sfida pot limit, ma ci si è subito offerto lui. Tanto anche Sì. se fa meno 500, cioè non, a parte che non fa meno 500, però insomma. Lui fece, era Cates che fece un bel fold, forse te non l'avrai visto, insomma, foldò, non mi ricordo neanche, ma lui era 20 per, settò, aprì con Asso Jack, credo, settò, fu chiamato due volte, l'altra al river, lui bettò size piccolissime perché erano 20 e 25 per, e quell'altro al river gli andò all in e lui foldò, quell'altro aveva full. Ovvio, Lui riuscì a foldare, rimanere con, boh, 6 blind, una roba così. Fu notevole, insomma. sì, ma quelle sono persone pericolose, cioè. Pokeristicamente, cioè. Per la sua comprensione di Ma tutto, sì, è dici. uno che cioè, se ti inventi un gioco e gli spieghi le regole, dopo 10 minuti ti sta triturando, probabilmente. Quindi menti, diciamo. Sì, sì, Come sì, dire, sì. boh, più evolute, come si può dire? Io credo che abbiano un talento diverso da quello che posso avere io e hanno riflettuto a lungo sulle cose, hanno compreso delle cose che altri non hanno compreso. Quindi un talento che già hanno di per sé, che poi lo Io credo proprio di sviluppano e arrivano a livelli, vabbè, sì. Sì, stratosferici.
Anche Trutello, quando sei a tavola, sembra al circo. Quello poi fa delle cose stranissime. Chi scusa Nico? Chi ha detto? Trutello, Ah, Timothée Trutè, ok. Trutè, non avevo capito. Pitt. Cioè, questo, un altro che figurati è Zappa all'Airoller delle WCOP. Intanto aveva un tavolo potlimitoma, un tavolo il dance, cioè si sbatteva il cazzo, faceva delle robe stranissime. Ovviamente ha vinto perché non so per fare nient'altro. No, limp foldava, limp mini cliccava, apriva 4x per foldare, cioè faceva delle robe stranissime. Visioni solo loro. Ma Guarda, se siamo diventati 39. Io ti do quella. qualcuno dice colui che ha cocciato tre quarti del punto it si sbaglia di grosso, perché non coccio. Vabbè, lascia. Ci saranno alcuni flame che, anzi, Ma me ne frega niente. si passa una serata di contenuto e di poker, quindi i flame. A me non piacciono personalmente, quindi evitateli se no vi banno direttamente, tipo Hitler, non me ne frega niente, perché voglio che sia una serata di contenuto insieme a Nicola che si è prestato a venire qui da No, noi. no, ma se vogliono flammare, cioè, tanto non mi scalfisce niente. Ok. Nel senso, non è che temo, anche perché a differenza di molti, non ho scheletri nell'armadio. Cioè, Muy bien. un nick, una carriera, mai fatto cose Strane. illecite. Esatto, quindi, cioè, guarda, Sei proprio. te e solamente te. Esattamente, Un po' esattamente. come me, quasi sempre Tahiti. Ovunque. Allora, ti faccio. Ho presentato. Ho fatto una piccola presentazioncina, ora la enunciamo. Tanto siamo già a cinquantina. Noi dovrei vedere qualcosa, no? In che senso? Cioè, siamo già live? Siamo live? Sì, perché stanno scrivendo? Ah, ma io pensavo scrivessero così, tanto per. Io quindi dovrei vedere questa cosa. Ma scusa, ma te l'hai aperto il mio canale? Sì. Ok, quindi ti vedi? Tahiti Poker. Ti stai vedendo? Ah, ero dalla parte sbagliata. Sei bello grosso accanto al mio tavolo. Io pensavo stessimo parlando io e te. Cioè, per capire quanto sono fulminato. Te l'avevo detto che ero stanco, che a quest'ora la badante mi mette a letto di solito. Sì, la badante, come ce l'hai, Moldava? Sì. No, tipo, sono abbastanza esperto perché io anche c'ho mio padre che è disabile, quindi badanti di tutti i tipi. Allora ragazzi, io ve lo presento, anche se tanto lo conoscete già tutti, ma mi sono preparato due righe che sono simpatiche. Lui ovviamente è una delle menti più brillanti del poker italiano. No, non è vero. Vabbè, a mio avviso. È uno psicologo e un mental coach, gioca a poker da molti anni, ma ha sempre preferito tenere un profilo molto basso, nonostante abbia ottenuto in carriera risultati impensabili per molti. Alcuni lo considerano come il Rocco Siffredi del poker italiano perché cavalca continuamente su grafici super sexy. Diamo il benvenuto a Nicola Quattro Ganci Valentini. Dai, era carina, no? Beh, insomma, la storia di Rocco Siffredi, non lo so, cioè, come hai fatto a vedermi nudo? No, 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 questo dopo mezzanotte abbiamo poi degli spezzoni video da mandare in esclusiva per il canale in cui Nicola Valentini fa le sue performance atletiche. No, sto scherzando ovviamente. È un grande onore averti qui con noi stasera e tanto io ti ringrazio per aver accettato l'invito, mi fa molto piacere e mi fa piacere che puoi, diciamo, esprimerti perché il tuo parere è molto considerato. E visto che le tue apparizioni ormai risalgono a non so quanto tempo fa, immagino che anche le persone che ci guardano 3 stasera anni tipo, credo, saranno sono sicuro. felici di averti qui con noi.
Oggi non so se hai visto, già sono state fatte un bel po' di Sì, sì, domandine sì, 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 anche sì, su, sì. ma tanto ora sicuramente entreremo nel vivo della situazione, tanto vedo. No, allora, ora che vado, vedo subito, colui che ha cocciato tre quarti del punto it, falso, non coccia. Fatto Ciao. Ganci non coccia, ha provato due o tre volte con gruppi ristretti di conoscenti, amici, persone che mi stavano simpatiche in qualche modo, ma è proprio una cosa che non fa per me, anche perché onestamente fatico, cioè mi sembrerebbe di truffare le persone perché ho troppi, troppi dubbi, cioè qui siamo lontani anni luce dall'avere una minima comprensione del pre-flop, quindi figuriamoci. Cioè, te hai dubbi su, nonostante la tua competenza pochissima, hai infiniti dubbi addirittura sul preflop. Quindi questo la dice lunga sul quanto, possiamo Sì, sì, comprendere sì. del poker. Cambio idea ogni 3 giorni, credo. Un po', sulla falsa riga di quello che disse, Speranza. Simone, che anche quando venne qui, lui disse che ogni sessione che giocava si salvava almeno 30 mani sulle quali aveva dubbi da andare a risolvere nelle successive analisi post-sessione. Quindi. Allora, onestamente, di mani non ne marco molte, marco quelle che ritengo mi possono fare capire qualche concetto, anche perché non, tipo PO Solver lo uso molto poco, perché cioè, lo uso per alcune cose, però non è. Mi sa che sono tornato quasi al carta e matita a fare review come si faceva quando giocavamo in lire. Guarda, dopo questa cosa ce l'approfondisce, che è interessante. Sì. Vedo che c'è Siso che mantengo. Cosa ne pensi di Leone.it se fa più schifo degli anni? Io non credo mica che faccia schifo. Ad esempio questa cosa del punto it, cash game, che è la cosa che faccio, che conosco meglio, io non conosco una un buon reg nel corso degli anni che è andato sul punto com a livelli umani e non abbia vinto. Quindi cioè, sul fatto che i reg siano così scarsi, siamo così scarsi, ho dei dubbi. Quindi secondo te abbiamo degli ottimi giocatori nel nostro panorama pokeristico, via? Oppure sono molto sopravvalutati, quantomeno fino al 1000 quelli del punto com. Dal 2000 è già diverso, sopra il 2000 ciao, cioè fanno un altro sport, cioè non c'è neanche da commentare, anche perché, e anche per questo ho dei dubbi sul discorso solver, sul discorso, perché comunque i migliori utilizzano strategie molto, molto, molto diverse tra di loro. Scusatemi, devo assolutamente rispondere al Vai, telefono. vai, Nico, vai tranquillo, vai Pronto? tranquillo. Ok, se non c'è altro ci sentiamo domani. Sono impegnato. Ok, Se vuoi, poi scusatemi. vai No, tranquillo. Nico, no, ti levo anche no. l'audio, No, no, provaci. no, è che no, 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 vai sereno. Ok. Quindi dicevo, cioè lì fanno tutte delle cose molto strane, cioè strane, molto diverse tra di loro e faticherei a pensare che uno è meglio dell'altro, ecco. Quindi se deviano così tanto, cioè questa cosa che ci sia un modo per approcciare la materia mi lascia sempre più perplesso. Perché dici ci sono molti giocatori vincenti, ma magari con stili Ne diversi. prendo tre, se tu prendi Baron, Linus Love e Truteller, giocano in modo totalmente diverso dal pre-flop. Ai sizing bet che usano più frequentemente, eccetera, eccetera, eccetera. Io non giocherei con nessuno dei tre, ma proprio con nessuno dei tre. Quindi c'è cioè che ci sia una verità assoluta, cioè mi lascia molti, molti, molti dubbi questa cosa. Anche perché i solver lavorano in un modo strano, perché sono un modo di interpretare una realtà ipercomplessa, semplificando le variabili a seconda degli input che noi gli diamo.
Esatto. Quindi bisogna anche vedere se gli input glieli dai giusti. Non tanto se gli dai giusti, ma se poi quello che studi è ecologico, cioè se io sono preparato a fronteggiare una determinata size, ma fronteggio un'altra size, cioè ciao, qualche giorno fa ho giocato una mano con Eagle, ovviamente perso resto, che è piaciuta sia a me che a lui. E a fine sessione, no, ci siamo scritti discutendone e toh, la mettiamo su più solver e né sull'albero mio né sull'albero suo esiste quella mano lì. In che senso non esiste? Cioè, non la gioca così il solver? No, ma proprio non esiste. Cioè, non, cioè, per farla esistere bisognerebbe forzare tutta una serie di sites che sono state usate, eccetera, eccetera, eccetera. Ho capito. Ma se lui usasse quelle sites, cioè, Sì, La mano in sto teoria dovrebbe cambiare dal preflop, presumo. Esercito la professione? Sì, a che anni mi sono laureato nel 2003, 2004, 2004. Ho iniziato dopo che mi sono laureato più o meno, mentre lavoravo, comunque continuavo a formarmi. Al momento gioco solo Stars.it. Livelli, adesso sono molto, ho troppe cose da fare, quindi vado più a orari e essendo il traffico è molto ballerino, prendo quello che c'è da 200 in più. Potendo tenere solo 4 tavoli, se posso, evito il 200. Vasto, saluti a Vasto, ovviamente. E ciao Nicola, giochi ancora? Ho ricominciato in modo, cioè, in modo professionale da metà agosto. Allora, perché sì, io avevo praticamente lasciato, poi ho deciso di riprendere perché è un momento in cui attorno a me insomma, ci sono degli eventi di vita non gradevoli da gestire e stare ai tavoli mi rilassa tremendamente e adesso qualcuno inorridirà sentendo questa cosa. Mi rilassa nel senso che è un tipo di attività in cui una volta che mi immergo c'è solo quello. Quindi altri problemi, eventuali preoccupazioni, eccetera, eccetera, vengono bellamente sospese e quindi mi dà un senso di benessere. Quindi ti immersi talmente tanto nell'attività di gioco che praticamente è come se tu sei in un mondo in cui non entrano le altre cose, via. E Esattamente, ti dà una sorta di esattamente. relax in questo senso. Come Sì. quando, non so, tipo te, magari, vabbè, mi viene in mente fai una giornata molto impegnativa e poi ti vai a fare una partita magari a calcetto in cui ti sforzi e corri che ti cancella un po', diciamo, quella che è stata. Diciamo qualcosa del genere, qualcosa del genere. E quindi dicevi che anche per te anche il tuo abbigliamento è importante, nel senso quando te ti metti al lavoro è come se, non lo so, tu dovessi andare per dire in ufficio, quindi devi vestire in un modo, diciamo, adeguato, no? Sì, cioè, questa era nata forse eravamo fuori onda, mi ha detto ti sei fatto bello, ho detto no, sono vestito come al solito, nel senso che non... non, cioè, non riesco a trascinarmi in mutande al PC, ecco. Cioè devo entrare in un mood lavorativo, e mood lavorativo vuol dire essere vestiti in un modo degno, a meno che uno faccia il bagnino, ma bisognerebbe anche avere il fisico per fare il bagnino. Quindi E come sei messa attualmente a livello fisico? diciamo che sono quello che viene salvato dal bagnino, diciamo che sono il bagnino. Ma ci sono periodi in cui eri aitante o... Sì, quando avevo 6-7 anni, ma fisichino di tutto rispetto. l'addominalino scolpito ancora? Sì, perché facevo un sacco di ginnastica, ecco, fino ai 10-11 anni ero un robottino d'acciaio. Poi abbiamo capito che la bellezza è quella di Canova, quella che sta nelle forme rotonde,
Abbiamo un modello così poco convenzionale, ma non ci importa. Senti a posto, via comunque. Mi sento che c'è sti cazzi, cioè nel senso. Ah, questo qui non lo farò mai foldare, credo. Ma quindi direi che cerchiamo River. Sì, in un tempo in cui tu eri giovane, Zani, io non ero già più giovane. Però questa sera il conduttore mi leva lo scettro del vecchiume, quindi Sì, è un tasto su cui non potrò insistere più di tanto. io ti batto. Però le mie corsettine me le faccio prima delle sessioni. Anche io penso che è molto Io importante. cammino, cammino. Vabbè, ma comunque camminare, guarda che è notevole come supporto alla salute, Sì, anche mentale. eh. Ah, c'ho anche un altro amico che è più grande di noi addirittura e nella camminata trova. Scusa, scusa, più grande. Sì, come devo dire? Diciamo che sei più grande di me, che è più grande ed è più grande di te. No, ma Siamo io mi sento. âgés. E comunque lui, questo ragazzo grande. Non è un ragazzo grande. Guarda che questa storia del ragazzo è bene che finisca, perché Sì. cioè, altrimenti passiamo dal ragazzo al cimitero senza essere stati mai uomini. Allora, da uomo adulto, via, insomma. Anche Esatto, ok. lui camminando fa anche un lavoro abbastanza impegnativo a Milano, è un manager di un'azienda e trova giovamento, diciamo, nello sport inteso come camminare. E comunque sei sempre metti sempre in moto il fisico. E non è male. Sì. 103 utenti connessi, ora considera che tanti ancora stanno grindando, quindi siamo proprio in primissima serata, quindi dopo sì, se ne aggiungeranno sempre di più. Te, se vuoi esprimerti, puoi tranquillamente scegliere un argomento a piacere parlarne. Argomento a piacere, cioè, tipo Sì. Leopardi, no. Sì, Poi senza. era sicuramente la Beck, come faccio a colmare questa mancanza? È come se fossero cambiate le regole e ci siamo adattati. Qui. Diciamo che adesso la cosa secondo me è un pochino limitante, è il capo a quattro tavoli. Non che io senta la necessità di aprirne di più, anzi credo che tre sia il mio ottimo. Però, c'è veramente un casino che non finisce più, cioè nel senso che se sto al 200 e vedo che è partito un 600 devo uscire da bottone, cioè non si fa, cioè ogni tanto chiudo direttamente a metà mano, cioè che ne so, sono in un three-way, non ho niente, cioè, chiudo il tavolo per entrare spingendo a 600, dove poi magari il tavolo è partito full reg e quindi si fanno 12 mani e crepa, e quindi di nuovo in wait al 200. Insomma, mi rilassa tantissimo stare ai tavoli, ma proprio tantissimo. Credo anche perché ho un buon rapporto con i miei errori e anche con i miei orrori. Ogni tanto guardo nel database e trovo delle mani che veramente sembrano giocate da, penso, boh, che cazzo, dovevo essere posseduto probabilmente, cioè, faccio delle robe orripilanti, ma proprio orripilanti, ma in quel momento, cioè, le ho fatte perché avevo fatto delle ipotesi che poi si sono rivelate errate, però su questo sono molto benevolo con me stesso. Poi, vabbè, il fattore varianza è una cosa molto, cioè superata proprio da mo, anche perché è una cosa che è bene che qualunque tipo di poker si faccia, bisogna rendersi conto che se si può fare cioè si può fare questa cosa come lavoro è perché esiste la varianza, altrimenti non potremmo farlo come lavoro.
il che significa che è ben accettarla. Ho giocato short deck qualche mano, mi ha fatto veramente, veramente cagare. Cioè, si può dire cagare? Sì, puoi dire quello che ti pare, magari non smoccolare. Forse l'ho appena fatto, ma non importa. Vabbè, è uguale. Qui Tanto passa. non ci vedo. Qui, vabbè. L'unica cosa che non si può fare su Twitch è parlare di razzismo, spogliarsi e altre limitazioni, roba tipo bullismo, roba così, non si Ma può no, fare. ma secondo te mi metto per no. Non mi Non ti puoi giuro, bullizzare. esatto, giuro che non ti Ecco, bullizzo. allora il resto si può Che fare. ho già visto un paio di spot che forse meriterebbero bullismo, però. Sì, Ho intravisto, ho te intravisto. considera che io sto giocando tipo robotico con. Ma sto, ovviamente una battuta, no? Dove studi? All'università della vita. No, allora. Ciao ragazzi, ragazzi, non vi saluto è perché non voglio interrompere Nicole, quindi consideratevi tutti salutati. Un po' Pio, un po' altri solve, ma si può dire che uso Equilab ancora? Ho Sì, perché no? Equilab è fondamentale. Pensa che c'è ancora gente che non lo sentito usa. un po' la necessità di ritornare alle origini perché credo che proprio nella macrovisione del game c'è qualcosa che, di grosso proprio che mi sfugge. I solver, visto che prima l'avevamo accennato, descrivono una realtà, ma in alcune situazioni mi sembra che si cerchi di applicare la fisica quantistica per andare, cioè per calcolare quanto ci metto ad andare da Milano a Torino. Non è necessario. Ciao, dice Rano, Milano sì, lo conosco. Campione di scherma ed ex pokerista, pokerista. So che c'è stato un periodo in cui si era preso. E quindi insomma i solver danno questa visione della realtà che secondo me a volte è un po' ballerina per così dire. Oltretutto ho anche molti dubbi su come su alcuni calcoli che vengono fatti, ma questo è un discorso molto complicato che è ancora molto running, quindi non dico nulla, ecco. Quindi comunque ci stai studiando sul funzionamento dei solver per capire se effettivamente funzionano o forse non ce n'è. Non ho. Diciamo che io sono molto santommaso da questo punto, cioè io devo, cioè a me quando dicono che una cosa è così, allora è giusta così, lascia molto perplesso. Ho bisogno di capire. Se non capisco, devo essere convinto delle cose e i solver sono uno strumento fighissimo, tant'è che dire, la generazione di solver reg è secondo me, cioè allora il gioco è apparentemente più difficile, ma solo apparentemente. Il field nel complesso era più difficile anni fa. Ecco, questa è una cosa che forte. Perché dici questo? Stai parlando di cash, ovviamente. Sì, parlo di cash. Nel senso che c'era il discorso rakeback, quindi si giocava molto full reg. C'era molto più c'era molto poca schematicità nel gioco. Quindi in situazioni più varie, diciamo. Stai leggendo. Sì, scusami, stavo leggendo. Vai, 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 vai. Scusami, adesso ho letto cosa mi ha detto, cosa mi stavi dicendo tu? Te hai Cosa mi detto stai che c'era meno schematicità prima, c'era più Sì, varietà prima. sembrava un po' un circo. Questo perché c'era una presenza maggiore di occasionale o di reg? Di reg, che come dire, lavorando su strumenti molto grezzi, avevano caratteristiche di gioco molto diverse, ed erano molto più liquide, cambiavano molto più velocemente. Fluide, visto che ti piace il termine. Fluide. Adesso alcune cose sono state secondo me schematizzate, sono state e allora mi sembra che i forti siano veramente forti, gli altri, molti altri siano
un po' fatti con lo stampino, ecco. E i forti ce n'è uno che secondo me è nettamente più forte di tutti. Questa è una mia opinione personale. Ora sicuramente ti chiederanno di dire chi, ma aspettiamo che lo chiedano loro. Vabbè, che è maledetto, ve lo dico subito. Bello e maledetto. Sì, entrambe direi. Entrambe. È molto simpatico, aggiungerei io. Allora, quando, come nella situazione attuale, i tavoli partono soli, si rompono, senti che qualcosa non quadra da un punto di vista etico? No, allora, il discorso etico è una questione un po' più ampia, secondo me, nel senso che noi stiamo alle regole e non essendo i legislatori non ci può essere un conflitto di interesse. Tutto qui. C'è un discorso più ampio, secondo me, che si potrebbe fare in questo senso, soprattutto vista la mia doppia natura professionale, ovvero come si concilia una professione d'aiuto con quello che visto dall'esterno può essere un cercare di tirare via soldi alla gente. Ecco, questo secondo me sarebbe un gran bel, cioè mi piacerebbe che tu approfondissi in questo senso, qual è il tuo parere su questa cosa, perché sicuramente è un argomento interessante. Quindi se hai voglia. Tanto Sì, allora, per quanto... le domande, Nico, te puoi anche andare avanti per il, cioè esprimerti e le possiamo anche rispondere dopo, tanto le domande rimangono qui, quindi le possiamo anche fare, Sì, nel sì, senso sì, capito, se sì. devi andare lungo in un concetto, vai, dopo rispondiamo a tutti tanto. Allora, il discorso etico, secondo me, adesso indipendentemente dal fatto ci sia recreational, non recreational, sta nel fatto di... e chiaramente se qualcuno guadagna è perché qualcun altro sta perdendo dei soldi. Questo mi sembra evidente, cioè non è mai un gioco a somma zero. Allora, tanto per cominciare, come ho già detto, non siamo il legislatore. Altra cosa, c'è un'ipocrisia abnorme, nel senso che noi dobbiamo partire dal presupposto che lo Stato italiano, e non solo italiano, direi tutti quelli che mi vengono in mente, inducono psicopatologie legate alla sfera del gioco d'azzardo compulsivo, perché ci sono dei sistemi tipo quelli del Gratta e Vinci, quelli delle slot machine, che hanno... Sono strutturati proprio in una maniera per stimolare a livello neuronale delle connessioni che hanno dei rilasci, dei piccoli rilasci endorfinici che sostanzialmente ti schiavizzano, cioè si chiama meccanismo leva topo formaggio. Quindi sostanzialmente da una parte c'è lo Stato che i Gratta e Vinci cosa avranno? 20 anni? Lo slogan era ti piace vincere facile, non è che ti piace vincere facile, sono una truffa. Eh sì. Perché è come, cioè, dovrebbe essere chiaro, il Gratta e Vinci come altre lotterie di questo tipo, è come mettere i soldi in una banca sapendo che perderai il 30% almeno. Questo è un esempio fantastico proprio. Perché mi sembra che i Gratta e Vinci si aggirano a ROI meno 30%. E sotto c'è veramente uno scopo manipolativo, quello tipo della quasi vincita, cioè che ne so, magari vinci dei soldi se il terzo numero è 35, fanno uscire il 36. E queste cose ci proprio stimolano a diventare dipendenti da quelle cose lì. E questo è tutto una cosa di monopolio di Stato. Il poker è una cosa un po' diversa. Perché, come dire, si parte tutti dalle stesse condizioni, nel senso che la rake è uguale per tutti. Allora, il fatto che pagata la rake partiamo tutti allo stesso modo, se poi qualcuno ci sarà, qualcuno di patologico, cioè non posso, come dire,
spero di sbagliarmi, ma non, verosimilmente non credo. Se c'è qualcuno di patologico che chieda aiuto, nel senso che in teoria potrebbe essere un contesto più sicuro in cui perde più lentamente, in teoria. Forse si potrebbe agire su limiti di deposito, cioè, visto che ci sono i monopoli di mezzo. Però quello che poi guadagniamo come player, credo che abbiamo lo scopo di reinvestire in modo etico, che per me è stato, ad esempio, ho costruito casa pagando tutti, che sembra una cosa scontata, ma ho scoperto non esserlo affatto, No. senza far aspettare nessuno, senza schiavizzare nessuno, avendo persone in regola, avendo tutti i sistemi di sicurezza nel cantiere in regola, prendendo prodotti made in Italy. La mia casa è a zero emissioni, io non sono, come dire, un nazi ecologista, però è chiaro, se spendere qualcosa di più può contribuire al benessere mio, di chi verrà, ben venga. Ho scelto, l'ho già detto, forse prodotti italiani di aziende del territorio per motivi di qualità e anche, come dire, perché preferisco, preferisco, ho preferito così. Quindi si può aiutare qualcuno con quello che si guadagna. Sono tutti soldi che un giorno. La mia, da questo punto di vista, è una situazione un po' anomala, perché sono partito da un lavoro e ho costruito un lavoro parallelo. Altri hanno oggi questo come lavoro e un giorno reinvestiranno quello che hanno guadagnato in attività che poi avranno una ricaduta sull'economia reale. Quindi problemi morali me ne faccio ben pochi. A domanda specifica, ho sempre risposto in modo molto specifico. Nel senso che chi privatamente mi ha contattato, diciamo giocatori occasionali che però sapevano delle cose, dicendomi non riesco a stare al 400, continuo a perdere, io gli ho fatto presente che secondo me il suo stile di gioco, il tempo che poteva dedicare, erano adatte al 50 e di andare al 50. Cioè non sono mica lì per predare qualcuno o costringere qualcuno a avere i soldi. Cioè, c'è sempre, no, l'idea in me che chi gioca a certi limiti, chi spende certe cifre per stare ai tavoli, abbia anche un reddito di un certo tipo. Dopodiché, insomma, non è compito nostro, ecco, secondo me. Secondo me il nostro compito è essere corretti, e il nostro compito, ma questo dovrebbe essere ampliato, secondo me, agli esseri umani, è utilizzare in modo equo il denaro che guadagniamo. Quindi togliendoci degli sfizi, ma essendo costruttivi anche con le altre persone, dando qualcosa agli altri. Allora, Maledetto gioca sempre stakes. È il giocatore che ha giocato più o meno in assoluto? No, io su questo sono quasi sicuro di essere io il giocatore che ha giocato più male in assoluto su Punto It. Lui è sicuramente il più bravo che c'è adesso, secondo me. Nico, ti abbandono un secondo, mi perdoni? Mi Abbandonami. faccio, fa mi faccio una svapata e torno fra un minuto esatto. Vai, vai, io intanto rispondo. Ok. Chalice, già un nome che tra poco mi servirà. Cosa penso di Girex, che è simpaticissimo, che è un buon giocatore cash game, che ha ottimi risultati in MTT e che anche lui è da una vita che sta ai tavoli. Oltretutto mi passa ogni tanto, se chiedo cosa lui o tramite Bern, ho sempre delle news su rap underground romano, su playlist particolari, su cose fighe da sentire per non essere troppo vecchio, ecco. Quindi non posso dire nulla di male, dire solo bene, pur non conoscendolo benissimo, ecco. Leggo fluido, fluido. Lo so, infatti c'è un'ipocrisia, sì, lo so, io leggo come si fa notare che c'è un cap, ad esempio c'è il cap dei tavoli cash a 1000 euro, non intendo come limite massimo, intendo cioè che
tu perdi 3 bui al 1000, devi stare con 97 bui, devi uscire e rientrare. Non so che cosa accada alle slot, che i limiti ci siano dall'altra parte della room, che è una parte che non conosco, che neanche guardo, poi mi sono istantaneamente bloccato da tutto. Però immagino sì che i limiti non siano così restrittivi. Io questo non lo so però, questo non lo so, non so nemmeno quanto margine abbia Stars, sicuramente ne ha di più, non so quanti il margine dello Stato su quello che viene movimentato sul casinò online, scommesse, cioè, vabbè, anche le scommesse, adesso non mi sto riferendo a Stars, in generale. Sembra una mezza truffa perché ci sono dei sistemi che in qualche modo si possono utilizzare, ma mi dicono che se poi li usi non ti fanno più scommettere, allora, cioè, allora vaffanculo, giocassero da soli. Io i miei picchi di scommessa sono di solito un 50 euro all'anno sul Super Bowl, che è una cosa, una sorta di tradizione che ho, e penso che se ogni anno avessi lanciato una moneta avrei fatto meno peggio. E quando viene qui un mio amico che si chiama Andrea, ci facciamo il brivido di 1/2 lenzuolini da 2 euro a testa per vincerne 50 eventualmente, cosa che si verifica più o meno quando passa la cometa di Halley. Però c'è il gusto di stare insieme, di bestemmiare perché quello ha preso il palo al 90°, cioè è una cosa che faccio sapendo. Cioè, lo scopo non è vincere, ma è stare con lui, divertirsi, farci una birra, eccetera, eccetera, eccetera. Sei già in pari con la chat? Cosa? Dico, sei già in pari con la chat? Hai già risposto a tutti? Credo di sì, credo di sì. Sembri tutto fuori con un giocatore di poker. Che Cosa sembrerebbe? sembra? Che sembra? Chi è che lo scrive? Chalice. Beh, così rasato. Forse il concoglio. Niente. Oltretutto, anche questa cosa del rasato è una novità dovuta a un piccolo incidente domestico con la macchinetta Che hai per farmi la combinato? barba. Mi sono tirato una strisciata che mi ha dato praticamente. Cioè, veramente mi sono fatto una zaffata cosa. Quindi abbiamo deciso un po' come il poker, no? Di ripartire dal preflop. Ho detto che okay, ricomincio da capo perché sistemare Era qui. troppo difficile, Quante mani ho giocato vero in carriera? Sai che non lo so, ma credo. stima, dai, stima. 10 milioni. Ciao Qualcosa del genere, credo. Carlo. Vediamo un po'. Essere amato da uno che si chiama Charles 90 sembra pericoloso. Diciamo che con Chalice non gli daremo le spalle eventualmente. Infatti, forse è meglio. Carlo dice, Carlo non lo so se lo conosci, è Carlo Belli, ha fatto quinto all'APT Cup di Praga qualche giorno fa, era streaming con noi l'ultima volta. Ah, allora, perdonatemi, ma io non seguo moltissimo quello che Ok. accade. Cioè, lo seguo come ti dicevo prima, non so se eravamo già in onda. Sì, eravamo in onda. Ah, quindi la storia dell'evoluzione delle mie cagate è stata seguita? Diciamo che non siamo stati in onda per i primi 4 minuti, 5 minuti che siamo stati insieme, Benissimo, non mi ricordo. benissimo. E Carlo dice che non ti conosce, ma gli piace già per come stai parlando del gioco. Charles 90 si fa una risata sul fatto che non gli darai le spalle. Alessandro Cecchetto ci saluta da YouTube. Ale Mic, quante mani giocate hai già risposto? Alessandro Cecchetto, ciao, ciao, ciao. Yeshiko, ciao. Non esistono limiti alle slot, dice Crazy Mage 26. Qui io ho double barrel. Puoi giocarti anche 20.000 euro in una sala slot. Sì, anche ai tavoli cash, però devi cambiare tavolo. Cioè, questo non mi fa ridere, ma è così. Basta che cambi tavolo e puoi fare quanto vuoi. Ovviamente c'è Crazy Flop su un board che è il mio. Posso fondare questa combo. Pure, si chiude pure il draw. Va bene.
sbombo e furia. Senti, ti faccio qualche domanda che era venuta oggi dalla storia che avevo postato su Instagram. Vai. Samuele la terza lo conosci? Se ha un nickname su Stars, Non lo forse so. conosco Dice, il secondo me abbiamo nickname. una cosa in comune, indovina cosa. Boh, vabbè. Ecco, Antonio Asaro ti chiede, perché hai scelto di tenere un profilo basso a differenza di tanti altri reg? Ma non mi sembra che, cioè in generale non mi viene in mente chi ha un profilo alto. Sì, in realtà i giocatori di Cash sono molto silenziosi, fanno il loro mestiere. Diciamo che c'è anche il fatto che se uno vince il Sunday Special verrà contattato per parlare del fatto che ha vinto il Sunday Special. Io, cioè, nel senso, un cash gamer ogni tanto venivo contattato per avere qualche parere sulle mani, cosa, ma non, cioè, fatico a capire che cosa faccio io. Figuriamoci gli altri, nel senso, non. Mi chiedono se gioco solo su Stars. Sì, ho provato un po' altre cose. Allora, Stars, oltre al discorso software, c'è un discorso sicurezza che, a mio parere, è un mio parere personale, è ineguagliabile. Diciamo che è in giro un po' di zozzerie snasate, eh. Sì, eh? Qualcosa di cui si può parlare per evitare che altri Ma magari. no, ma il fatto è che quando sei su una room e vedi che c'è uno che c'è Reg che non si gioca un euro, fa dei bluff totalmente innaturali su textbook particolari dove un blocker ti rende palesemente cappato, boh, cioè, ne vedo una, ne vedo due, poi insomma. Sono abbastanza smart da capire. Qualche libro da leggere? La ricerca del tempo perduto di Proust. Di Spin? La ricerca del tempo perduto di Proust, ragazzi, segnatemelo. Sì, saranno 6.000 pagine, ma ne vale la pena. Anche Guerra e Pace. Allora, cosa ne pensi degli spin? Gli spin ho provato a farli perché mentre ero off dal poker, se così possiamo dire. Perché volevo capire che tipo di margine c'era, che tipo di matematica c'era, mi hanno un po' annoiato, onestamente. Non ti hanno preso via. No, no. Hanno qualche aspetto che può essere matematicamente interessante, ma credo che un sample decente vada da 1 milione su. Quindi una varianza enorme. Sì, ma a parte il discorso varianza è il fatto che ovviamente meno gli. Cioè, più gli stack si assottigliano, meno conta SRP, meno conta, cioè, l'edge che puoi avere si manifesta in modi particolari, quindi non lo so, personalmente non fanno per me. Poi già il fatto che ti siedi e vedi sta ruota che gira è una cosa che mi urta. Sì, Quindi non. è vero, sta Cioè. proprio di un gambling estremo. Intanto, Nico, perdonate, fammi ringraziare Jmizu che ha fatto l'abbonamento. Grazie mille, Jmizu. Vediamo se ce ne sono altri che non ho visti. Andrea Bottaro. No, ok, lui che ha fatto l'abbonamento è stato lui. Grazie per il supporto, Andrea. Se non gioco a somma zero, in 3 possono perdere tutti. Sì, perché se tutti fanno pari, vince, cioè non è che vince, vengono spesi i soldi pagati per la rake e quindi esci con il segno meno anche se non hai perso pot con altri giocatori. Questa non la puoi leggere perché viene da YouTube e non la vedi su quella chat, perché siamo in diretta anche su YouTube, non te l'avevo detto, ma sappilo. Domanda per Nicola, uno che sta iniziando a giocare poker, da che cosa deve cominciare a studiare? Alessandro Cecchetto. Poker cash game. Dillo dal tuo punto Allora, di vista, Nico. no, non cocciando, mi è molto difficile questa cosa.
si può rispondere che non lo so, cioè Cioè. io no, nel senso che io avevo iniziato con un coach che mi aveva dato, come dire, di solito si parte dai limiti bassi con delle tabelle pre-flop abbastanza lineari, abbastanza, quindi credo da quello, nel senso che sono limiti che non gioco da tanto tempo, ma credo che tag paghi sicuramente, uno stile tight aggressive, insomma, le vecchie tabelle credo che siano ancora valide. Quindi comunque dici, da uno studio approfondito dei range del preflop, ovviamente nascendo tutto dal preflop, se sbagli nel preflop fai un casino nel postflop. E diciamo che in generale giocare a range stretti è più semplice, quindi non partirei giocando iperlaghi, cioè partirei giocando a range abbastanza solidi, ecco. Ovviamente per arrivare a un gioco più aggressivo, dopo con l'esperienza e lo studio del gioco, capisci che puoi allargare, ma per. Però diventa anche più difficile il gioco, quindi devi essere più bravo e da lì tutta una serie di complicazioni, via. Sì, ma poi anche questa, allora, in tutti questi anni, no, il gioco muta, muta di continuo. C'è stato il periodo in cui si apriva tutti 80 da bottone e nessuno si poneva il problema di foldare 80 da big blind, ma andava benissimo, cioè si faceva così, punto, dogma. Poi si è arrivati ad aprire un po' di meno da bottone e da big blind con tre in posizione si difendeva tutto quello che c'è. Se anche ti servivano zangole, l'attante e il mercante in fiera, call su tutto. Adesso c'è, secondo me, una via di mezzo tra queste due cose. Cioè, poi ripeto, io non credo ci sia una modalità corretta e una modalità vincente in senso assoluto. Non è che chi tribetta di più allora è più bravo, chi è più aggressivo allora è più bravo, cioè. Io non sono un giocatore aggressivo, ad esempio, almeno non credo, cioè, no, non, poi c'è l'eterna questione, la rossa, la verde, la gialla, la blu, insomma, alla fine la linea della spesa è sempre quella verde, eh? Quindi oltretutto la cosa della rossa che io ho in una sorta di de profundis da quando ho iniziato a giocare, è una cosa che non è che mi abbia mai turbato più di tanto, nel senso, anche perché Quindi scusa, magari c'è qualcuno che non è. La rossa sarebbe le vincite senza showdown, quindi quando te vinci il piatto senza che hai visto lo showdown, quindi hai fatto foldare l'avversario prima di te. No, lo dico, se, vedo che sì. ci seguono anche diversi da YouTube che magari non sono super esperti di questa cosa. Oltretutto credo, qualcuno potrebbe, che se tutti giocassero GTO Oriented non si potrebbe vincere di rossa proprio mai. Ma proprio mai. Poi vabbè, questa cosa da GTO è un po' come, lo accennavo già prima, cioè è un po' come un buco nero, nel senso, noi, cioè, sappiamo della sua esistenza perché la teoria dice che è così, ma cioè, la osserviamo, come dire, lo deduciamo, ma non riusciamo a Non vederlo. ti convince questa cosa, via. Ecco. No, non è che non mi convince, cioè è un qualcosa che esiste teoricamente, ma che nella pratica. Cioè, se anche ci fosse la GTO perfetta, e per farla credo, boh, ci vorrebbe un computer che runna per 10 anni di fila, del 6 max, nel momento in cui uno ha 102 bui e un altro ha 102 bui, salta già per aria, tu devi già da rifare tutto. Quindi, insomma, è una cosa un po' fumosa, secondo me. Allora, cosa ne penso della liquidità condivisa che siamo rimasti fuori? Se la vorrei, sì, anche perché, come dicevo prima, secondo me il pool italiano non è male. Quanta rabbia si riesce a ricevere oggi mediamente su Stars? Io credo da girarmi intorno allo 0,8%, 1%, qualcosa del genere. Nulla, via.
Niente, no, infatti non la segno, cioè apro i bauli e a colpi di 50 centesimi andiamo avanti, insomma. Andrea Ziani, non lo vedi perché da YouTube, dice: a parere suo i casino online sono tutti truccati. Hai un parere su questo? Allora, è una materia che non conosco. I casinò online, essendo dei giochi a perdere, non vedo perché dovrebbero essere truccati. Cioè, Hanno già il loro profitto. esatto, cioè sono già talmente una truffa. Cioè, Cioè, sono truccati di quando, base, via, sì, ha cioè, ragione. esatto, cioè, Ha ragione Andrea Ziani. visto che tanto le persone sono destinate per forza a perdere, Sono secondo truccati. me è molto più rischioso essere scoperti e far saltare un sistema che è un bancomat per il banco. Mi sono perso, questa cosa mi cade l'occhio sulla chat. Comunque, no, cioè sarebbe, Sarebbe una oddio, stronzata se truccassero una cosa che tanto è già esatto, truccata di base, cioè nel senso te non puoi vincere, quindi è inutile che la trucchi. Quindi alla fine Andrea Ziani ti sei risposto praticamente da solo perché sì, cioè, è vero che cioè, come dire, l'avidità rende stupidi, ma non credo così stupidi, ecco. però vedi, il gioco purtroppo porta, nonostante che penso che tutti capiscano che non, forse no, probabilmente non lo capiscono che non hanno margine di vittoria. Sì, perché se no non ci giocherebbero, non lo No, beh, ma allora qui c'entra un discorso di psicopatologia un po' complicata, la faccenda. Diciamo che non so, cioè, quanti abbiano lo spirito del, ma sì, faccio due giri alla roulette, metto sti 10 euro e poi esco. che sarebbe giusto. Invece dici che succede? Poi mi metto alla roulette, però voglio Cioè, vincere. sarebbe giusto, nel senso che dico, ok, posso spendere tot per divertirmi, è una Ok, cosa che mi come hai detto te, piace. fai la schedina col tuo amico perché passi la serata insieme e bevete la birra, Esatto. quindi vai alla roulette perché passi la serata, boh, ne gambli una e va bene così, il prossimo la farai tra 6 mesi. Invece c'è gente che no, non fa così. Ripeto, io non so che cosa succede nei casinò online. Beh, su quelli live mi sembra palese. Ecco, una cosa dell'online che è più sicura è che non hai cravattari fuori dal casinò, tanto per dirne Già, magari è un successo. uno. Così si può dire. Quanti sono 4,44 bibicento? Vuol dire che ogni 100 mani vinci 4,44 grandi bui. Quindi se un grande buio è 1 euro, vinci 4,44 euro. Se un grande buio è 2 euro, ne vinci 8,88. E ci siamo fermati un attimo. Hai dato un parere molto veloce sulla condivisa. Secondo te, ti faccio una domanda io, da che cosa dipende il fatto che noi, nonostante che siamo stati uno dei fautori di questa condivisa, poi alla fine quando il Parlamento è dovuto andare a dire ok, giriamo il bottone, accendiamo il bottone o non lo accendiamo, abbia detto non lo accendiamo. Secondo te da che è dipeso? Non ho la più pallida idea, però diciamo che seguo la politica un po' come gli entomologi fanno con gli insetti, cioè, nel senso osservo, ma non sono un fan. Una cosa che sicuramente arrovinerà e porterà, speriamo, tra tanti anni, insomma, alla fine definitiva dell'Italia come la conosciamo oggi, che si parte dal presupposto che la mission di tutti è smontare quello che è stato fatto da chi c'è stato prima, quasi per partito preso. E questo dà, cioè, una sorta di incoerenza continua, però condivisa non so esattamente cosa sia successo. Cioè, anche perché, come dire, mi alzo, guardo quali sono le regole di oggi e a quelle mi adeguo. Cioè, un giorno ci hanno detto potete fare quattro tavoli, ho fatto quattro tavoli, mi dicevano c'era la back al 70, andavo in quella direzione, siamo a back zero, vado in quella direzione.
Una domanda. In fase di prova per una scuola cash, però per passare questa fase devo migliorare il gioco dei blind e OP. Cosa mi consiglieresti di analizzare nello studio del mio gioco per migliorare? Pavenk, grazie all'abbonamento, grazie mille, grazie mille, grazie Soffermarmi sul gioco OP. Sono domande a cui io faccio una fatica bestiale perché vorrei rispondere, ma non ho una risposta, cioè analizzare il gioco OP, a parte che faccio fatica a capire cosa sia come migliorare il mio. Infatti poi la Diciamo leggo anch'io, così magari ti vengo in supporto. che io credo che Di chi è la all'inizio domanda? Eddie di Eddie Gordo. Gordon, ok. Una domanda di Nicola che adesso non fa una scuola di cash per passare questa fase, devo migliorare il gioco dai blind e fuori posizione. Cosa che sei nel studio del mio gioco per migliorare, ovvero sono nel gioco OP, thank you. Hai fatto farti un parere su cosa dirgli? Un'idea però mi è venuta. Vai. Non entriamo nell'ottica di dover overdifendere e soprattutto consideriamo che la rake incide in una maniera abnorme, soprattutto ai limiti più bassi. Quindi forse è meglio, potrebbe essere meglio difendere un pelo più tight pre-flop. Per essere un pochino più confident post flop. Cosa ne pensi di sit and go? Il cash game è noioso, mi piace molto di più il cash, onestamente, però ognuno ha i suoi gusti. I sit comunque credo che partano ancora. Rank più preparato, maledetto, ed è un'opinione personale. Massima vincita che hai fatto. Non avendo finito la carriera non posso rispondere, nel senso che non ho il concetto di aver vinto o perso, ma generato o non generato EV. Lui ragazzi gioca cash, quindi non è che vince come non è come un MTT. Cioè, forse ho fatto una volta, se questo può rispondere, una sessione tipo, ma anni fa, un paio d'anni fa almeno, da più 12, 13. Sì, Una sessione unica, dici, via. il zap 2x. Cioè, mi ero alzato dei tavoli che avevo tipo 18k davanti, una roba del genere. Finalmente sento un discorso coerente sulla GTO. Ah, ma te qui hai già risposto. Sì, io stavo anche Quindi per rispondere al bot. Mi piacciono i miei stream, dicevo, ma è la prima volta, sì, comunque mi sembra bello. abbastanza, ciao e grazie, grazie. Vabbè, lui che è stato gentile da venire a mettersi a disposizione a tutte le vostre domande. Tra l'altro sono anche abbastanza buoni stasera, comunque. Perché 5 Stelle hanno un pregiudizio di logica per la gestione dei giochi. Non è il caso che hanno voluto il decreto dell'Italia che ha colpito inizialmente tutto il settore. Maeskin 87. Chiedetelo ai 5 Stelle. Il mio parere è un po' diverso sul fatto che non siamo ancora in liquidità condivisa. Ah, ecco, questo mi interessa. Il parere che io ho sviluppato con le poche informazioni che ci sono in giro, perché comunque non è che poi ne parlino un granché, visto che oggi su Sapocris hanno rimesso su un articolo che è venuto fuori 2 anni fa. E il discorso è questo: allora, in Italia le leggi si fanno in Parlamento e spesso queste leggi sono guidate da lobby che prendono i loro parlamentari di fiducia in base alla forza che hanno e gli dicono no, questo lasciamolo stare e questo si fa. Quindi
quando c'è stata questa discussione in Parlamento, le room, diciamo, che andrebbero Che non volentieri, erano pronti per il con. le room come Poker Stars, 888 parti, a loro, cioè, gli va benissimo andare in condivisa, tanto loro hanno tutto già pronto e anzi non gli cambia assolutamente niente. Room più nostrali, come possono essere l'Ottomatica, come può essere People's e come può essere, non lo Ah, so, è vero, l'ho sentita questa Sisal, cosa. che comunque loro, diciamo, a livello di poker non è che abbiano grossi numeri, però a livello di gioco hanno grossi numeri e hanno una grossa potenza, diciamo, lobbistica. Quindi è presumibile che quando è venuta fuori questa cosa e magari loro andando in condivisa non so quanto ci guadagnerebbero, perché loro probabilmente gli va bene anche rimanere dove sono, perché tanto loro li fanno i loro profitti. Nel poker ce l'hanno perché probabilmente deve stare nella licenza, se no non puoi tenere tutto il resto. Ma... E quindi a questi non gli interessa andare in condivisa e finché non ci sarà qualcuno che ora ormai non se ne parla più in Parlamento, no? Perché tanto se non interessa a nessuno... E il Parlamento, figurati se gli interessa se noi siamo condivisi o meno. Ah, beh, ma insomma, a me a volte ho l'impressione che non interessi nulla proprio, quindi. Finché non ci sarà un qualcuno che riporta a galla la questione, probabilmente ci dovrebbe essere una fusione delle room che ho detto prima, che si rendano pronti ad andare in condivisa. Ma figuriamoci se magari una Lottomatica si vuole fondere con... Dico a caso, questa è poi la mia opinione, poi può essere anche sbagliata, però secondo me, perché secondo me la condivisa, i politici non gliene frega nulla che noi si vada in condivisa, cioè, solo che non se ne parla più, e se non se ne parla in Parlamento, non se ne... e se nessuno la porta alla ribalta perché non gli interessa, in condivisa non ci si va. Che secondo me sarebbe anche molto semplice ormai andarci, è tutto pronto, quindi... No, beh, ma cioè, sicuramente anche per un'economia di scala loro, cioè, a loro farebbe solo che comodo, cioè, su questo non ho dubbi. Quindi bisogna... perché l'altra volta venne fuori quel... Non so se te avevi letto, Candio indisse uno sciopero contro Starz, che però... Ho letto qualcosa, ma cioè. Non è, tornando alla condivisa, non è Starz che non vuole andare in condivisa, cioè Starz Ma che cazzo gliene frega, cioè assolutamente, Starz vuole assolutamente. andare. E quindi questo era un po', insomma, il mio parere. Quindi l'Ottomatica, Sisal, portateci in condivisa, cazzo, fate qualcosa, sacrificatevi un attimino per noi. Sì, figurati. Vabbè, che dicono i ragazzi qui? Allora, leggo. Come si deve basare lo studio del gioco, del proprio gioco? Spot più frequenti e che spostano di più nel win rate. Cioè, stare a studiare i 6 bettati, i 200x non sposta niente in una carriera. Quantomeno online, magari live se gioca deep o se ci sono i tavoli deep può spostare di più. Che impatto ha avuto? Ah sì, mi chiedo una cosa, di startare tipo... sì, è una sorta di warm-up che però ormai è molto interiorizzato, quindi ho sviluppato col tempo, anche per necessità, una sorta di capacità di entrare e uscire dai tavoli abbastanza in fretta. Ma c'è una routine di preparazione alla sessione? A parte che la tua sessione è molto lunga, quanto ho capito ultimamente, no? Perché c'è poco traffico. È molto, allora, è poco intensa, nel senso bisogna stare tanto ai tavoli per fare poche mani. Tipo prima di iniziarla, fai un qualcosa tipo, non lo so, meditazione o No, no. concentrarti in qualche modo? No, ho una sorta di checklist che ormai è diventata decisamente mentale su quello che sto per fare e su cosa è necessario che io faccia. Che impatto ha avuto il taglio del VIP system? Allora, e la limitazione del tabling, sono... Allora, il taglio del VIP system ha portato le persone a giocare di meno per cercare di fare più profit ai tavoli. Il
Il fatto di aver limitato i tavoli credo che sia molto penalizzante, soprattutto per chi parte adesso per scalare i livelli, perché non vedo come sia fattibile. Cioè, partire a costruirsi il roll giocando 4x il 10, cioè, è lunga, la strada è molto lunga. Allora, altra domanda. È entrato nel mondo del trading? Ho provato a entrare nel mondo del trading, nel senso che mi sono poi scontrato con la realtà che per tradare, cioè ovviamente parlo di tradare tramite il CME, insomma, tramite cose serie ci vuole una tecnologia, una capacità informatica, no? Cioè che è veramente molto, molto, molto avanzata e che al momento non ho. Ho imparato un sacco di cose comunque. Allora, la sessione dove ho perso di più, 9 mi sembra, 9 o 10. Alimentazione e attività fisica, visto che mi sono appena spento una sigaretta che ho tentato di fumare di nascosto, No, ma non l'avevamo mica visto. io Perché l'hai direi che detto? aiutano la vita, e anche i risultati pokeristici. O meglio, cioè, se stiamo meglio è più facile performare bene. Sono curioso di una cosa, anche se un po' sul game, quanto. Ma non è che vabbè, l'interpretazione delle stat, vabbè, anche lì, Intanto cioè. Andrea Cogo da YouTube ti dice forza Vercelli. Sì, beh, Andrea Cogo, visto che hai detto nome e cognome, ci è capitato di chiacchierare e abbiamo scoperto, visto che a Novara ci sono stati degli anni, tanti anni in cui l'hockey su pista era uno sport molto gettonato e Novara e Vercelli erano un po' come Milan e Inter, non so come dire. Poi c'era anche il CCC Viareggio in questa Sì, sfida, eh? ci sono stati anche degli anni di Viareggio, esatto. E quindi quando dicevo Cogo, questo cognome mi ricorda qualcosa, perché quando avevo tipo 16 anni io cantavo Cogo Merda in curva e ho scoperto essere suo padre che giocava nel Siena e poi a Vercelli, quindi ci siamo conosciuti in questo modo meraviglioso. Era il capitano del Tiene. Allora, eravamo sull'ispanico. È difficile dare una percentuale, ma questa cosa del retro, cioè, non è esattamente retro. Dicevo sulle stat. Le stat, allora, se uno guarda come sono costruite in profondità, quanta incidenza c'è nelle mani giocate contro giocatori occasionali, quanta varianza c'è nelle statistiche come vengono riportate dai software, assumerei dire che tranne come dire quelle proprio macro, cioè se uno gioca 15, 12, 3 bet 2, le altre mi sembrano tutte un po' una pagliacciata. La Prasti Academy non so se è ancora in funzione, per il suo di averlo superato come stile di gioco, me lo auguro. È più che altro perché il gioco è cambiato molto. Quando è iniziato Cash, se uno flattava IP una 3-bet con 7-7, veniva giudicato un eretico. Adesso, se non flatti una 4-bet OP con 5-4 suite, sei l'ultimo scemo del sito. Quindi il gioco cambia di continuo. Hai fatto ridere. Quando fai sessioni lunghe, qualche metodo particolare per rimanere concentrato, è una cosa che non ho un metodo particolare, è una cosa che credo di aver sviluppato col tempo, anche con una sorta di proprio di serenità interiore che ho nello stare ai tavoli. Direi che
È veramente come se fossi immerso in piscina, cioè non lo so, galleggio. Mi sento molto leggero, quindi non... diciamo che dopo le 9 di sera, per lo stile di vita che ho adesso, con stile di vita intendo il fatto che comunque mi sveglio molto presto al mattino, le giornate molto piene, molto intense, alle 9 di sera sono sostanzialmente fuso, infatti è molto difficile che io stia ai tavoli indipendentemente dal field, perché questa è un'altra ansia molto diffusa, no? C'è un bel field e non mi posso alzare, ma se non siamo 100%, io mi alzo lo stesso, cioè se non è oggi sarà domani. Quindi comunque fai molta attenzione anche sul tuo stato, diciamo, psicofisico quando devi giocare a poker. Sì, questo è anche uno dei motivi che mi tiene lontano dagli MTT, nel senso che sarebbero totalmente inconciliabili con tutto il resto della mia vita, proprio per gli orari che hanno. Oltretutto il palinsesto.it è quello che è, però davvero, cioè io alle 9 cioè, non connetto più, anche perché poi... Facendo tante cose, avendo le giornate molto piene, ho anche poi bisogno di svagarmi, cioè io se non gioco almeno un'ora, un'ora e mezza al giorno alla PlayStation, non sono io. Cioè è una cosa che sento come necessità per stare bene, ecco. Giocare male in mid-value. Ho letto nella mente la domanda di Eddie, non sempre mid value è il miglior bluff catcher. Ecco cosa ti... Poi metodo per entrare nei ranghi, in che senso? Non ho Non lo capito so. la domanda. Cioè forse intende se uno perde qualche colpo, qualche cosa decolla verso Saturno, come fare a tornare sulla Terra? Può darsi. Diciamo che non attivare i razzi sarebbe già sarebbe un punto di partenza, cioè è molto, secondo me, più semplice lavorare sul non decollare che il come fare ad atterrare. Questo è il tuo amico, Pug Life. Aspetta, perché ciao ragazzi, ragazzi della chat. Ecco, questa è una domanda che viene fatta spesso, io credo sia molto soggettiva. La proporzione tra studio e tempo passato ai tavoli. Credo che ci sia un cap di cose che possiamo apprendere, e credo che un buon modo sia comunque studiare per macro argomenti e per concetti, e soprattutto non cercare di stravolgere un gioco che funziona, ma di limare un gioco che funziona. Anche perché inizialmente, quando si studiano degli spot partendo da zero, o comunque mi sono perso. Io l'ho detto, dopo le 21 sconnetto. Infatti, meno male, meglio. Dove qua da anni non ne faccio qualche figura di merda. Ma Ma ce l'hai un po' di caffè lì? oggi ho bevuto persino il quarto. Credo che non mi addormenterò mai. Temo di non addormentarmi mai più. Quindi Stavo stasera ti dicendo, guardi tutto Walking Dead? ah sì, sul fatto, allora, inizialmente l'apprendimento è esponenziale, nel senso che se uno prende uno spot e lo guarda da zero, in poco tempo impara un sacco di cose, poi diventa logaritmico perché andare a limare i dettagli è più complicato. Quindi, credo
credo che bisognerebbe entrare un po' in questa modalità, cioè andare prima sulle cose grosse e poi rifare il giro degli spot e guardare quelle più e guardare più in dettaglio. Nella tua carriera quanto riesci a dedicare? Boh. Zani, io credo che più che la quantità, credo che veramente quello che impatta è la serenità con cui si riesce a stare ai tavoli. C'è un fattore soggettivo, insomma. Ispanico, beh certo, se non sto bene non gioco, cioè, anche perché non è che è un gioco, è tornato un lavoro. Poi, cioè, assonnato, dipende, cioè, un po' rincoglionito ormai lo sono sempre. Ciao a tutti ragazzi. Insomma, a volte, cioè, se sono cotto ovviamente non. Allora, se ci facciamo una schedina live, no, perché non puoi venire qua a bere una birra con me. Perché si chiama Chalice? No, è per sì, perché, non, perché a meno che sia sotto casa mia, insomma, mi sembra complicato. I migliori coach del cash game italiani, non ne ho assolutamente idea. Ho giocato con la vecchia guardia del pokerismo italiano, sì. Ho giocato con quasi tutti quelli che citi. È proprio il gioco che era diverso. Lucio Rem è sempre in attività? No, ha smesso da tanto, almeno che io sappia, cioè su Stars non lo vedo, ecco. Hispanic vuole rannare come quattro ganci, anch'io voglio continuare a rannare come ranno io. Quindi abbiamo una cosa in comune. Questa non la leggi perché è di YouTube, ma nei tornei come fai a rimanere calmi prima vedendo un asso in mano agli avversari che fanno linee andrei. Vabbè, questa è questione di gioco, tanto è la tua MTT. Cosa ne pensi delle scuole come Smart Spin o Magia? Ne vale la pena? Non conosco, cioè l'ho sentito nominare, ma quello che ho fatto l'ho fatto sempre homemade, mai staccato, non ho mai coachato nessuno, non lo so. Una domanda che ti arriva da Instagram: cosa ne pensi del futuro del poker italiano per MTT e cash game? E vabbè, e ancora, cosa si può fare per la liquidità condivisa? Se qualcosa potessimo fare noi, secondo te? Ma allora, cosa ne penso? Io credo che siamo arrivati a una sorta di bottom comunque. Cioè, non credo che ci possa andare peggio di così. In Ok, quindi siamo termini stabilizzati, di. siamo in una Credo, fase è un stabile. mio feeling, diciamo che è un mio feeling. Anche il mio comunque. E che visto che tutte le cose, no, un po' ritornano, insomma. Sul cash game, boh, credo che tra poco ci faranno giocare con una carta sola perché più penalizzati, attenzione, cioè intendo le limitazioni che ci sono per chi vuol fare la carriera cash game da professionista sono tante, tantissime. Chiaramente la ratio di questa cosa è che le room, cioè la liquidità viene in qualche modo assottigliata prima al cash game rispetto agli MTT. C'è anche da dire, mi sto riferendo a stars.it, che io comprendo che in qualche modo penalizzino la carriera dei giocatori cash game, ma visto le schifezze che ci sono nel mondo MTT.it, forse potrebbero anche mettere le mani lì. Eh sì, sono Cioè, perfettamente nel d'accordo. senso che tra poco credo che in Italia ci saranno più account che abitanti.
Io vorrei vedere le schede anagrafiche Ah, tra poco giocheranno l'uno contro l'altro, o forse. delle diciottenni o dei novantenni che ci sono su Stars. Perché io credo che ormai, cioè, alcuni, appena uno compie 18 anni, Account. come regalo, esattamente. Grazie Sissofolda per la sub, grazie Guarda, Magari tra un po' succederà che stanno giocando contro e non si rendono conto. Magari si autorilancia. Cazzo, mi sono sì, rilanciato. ma guarda, io, cioè, su questa cosa, alla fine credo che il poker a un certo punto diventi o possa diventare una sorta di stile di vita. Perché quello in cui veramente facciamo la differenza, e non sto parlando solo del poker, è iniziare a vedere il mondo, e anche noi stessi, le scelte che facciamo, in una prospettiva di valore atteso delle cose, non di quello che poi succede. E questo ci consente di avere una marcia in più in tanti campi della vita, anche in quello emotivo, ad esempio, nel senso che siamo persone che hanno meno rimpianti rispetto ad altre. E ovviamente, se abbiamo fatto una carriera di un certo tipo e abbiamo una mentalità che diventa veramente un toccasana, perché io in quel momento ho preso quella scelta perché quello che sentivo, quello che provavo, quello che pensavo spingevano in quella direzione. Non posso dire adesso che le cose sono andate male, di aver sbagliato. E questo è veramente un extra per la vita. Chi in qualche modo fa una sorta di cheating o non è pulito, sì, avrà qualche soldo in più a fine anno, ma insomma, tanto poi finiamo tutti nello stesso posto, non è che è il cimitero, se qualcuno non l'avesse capito. E, insomma, vivere bene, secondo me, è un'altra cosa. E il poker può dare molto di più di quelli che sono i soldi che uno guadagna. Bella questa cosa che hai detto. Carlo Belli dice che ti ascolterebbe fino alle 6. Se mi bevo un altro caffè, mi sa che fino alle 6 di domani sera. Io penso che ne teniamo qui tanti. Allora, i giocatori di più aggressione, quella di vista sessuale è molto soddisfacente. Non sto trollando. Ma io direi che a seconda dell'andare della mia vita sessuale, non ho mai cambiato stile di gioco, quindi non ho motivo per essere di questo parere. Se gioco anche Zap, poco, poco. Hai giocato con Lucio? Ho giocato poco con Lucio, ci siamo incrociati, nel senso che io salivo mentre lui era sempre meno presente, però è stata un'istituzione del poker italiano. Allora mi ha spinto il fatto che avevo bisogno di qualcosa che mi rilassasse e che mi, diciamo, distraesse da altre cose che mi stanno accadendo intorno. E il fatto che ho avuto una sorta di, mi è tornata voglia di provare a comprendere il gioco, che è una cosa che ancora è molto lontana. È molto lontana, è una cosa che mi affascina. Quindi comunque questa cosa che fai rimane sempre lo stimolo, ti viene dato da una sfida che te vuoi. Intellettuale con me stesso, sì, è una cosa che mi motiva parecchio. A chi ti chiede cosa fai, cosa rispondi? Allora, l'esperienza di vita mi ha portato a far sì che, allora, se è una persona con cui poi avrò modo di interagire, che ne so, se conosco una signora che me lo chiede o cosa, cioè ovviamente spiego. Se mi viene chiesto così pur parlare al bar, al parco col cane, di solito rispondo che faccio l'esattore delle tasse, perché è l'unica cosa che puoi dire senza farti rompere i coglioni. Altrimenti qualunque lavoro tu gli dirai che fai, ti verranno fatte delle domande. Sì. Quindi invece l'esattore delle tasse te li fai Di stare solito zitti. girano i tacchi e se ne vanno. Non ho capito. Sì, in effetti quando dici quello che fai, cioè dopo ci dovresti stare 4 ore e mezzo a cercare di farli Perché se dici capire che e non sì, capiranno.
No, perché se dici poker, se dici psicologo, iniziano a parlarti involontariamente della storia della loro vita. Ma questo vale per tutti, eh. Se gli dici che se vai l'avvocato ti chiedono subito della zuffa condominiale, se gli dici che fai il commercialista ti chiedono subito un 15, tu digli che fai l'esattore delle tasse e non sbagli. Bello, bello, questo suggerimento. Io ve l'avevo detto, ragazzi, adesso si parla di poker e di vita. Questo è un suggerimento ottimo. Se mi sono fatto da solo, come scalato i livelli, l'ABI facevo i sit and go a 3 euro, ho iniziato più o meno. I livelli cash ho iniziato, ero già elite, 50 e 100. Ho avuto un paio di coach, uno storico che mi ha accompagnato per un bel pezzo della mia carriera, un punto com straniero. King Si può Mav. dire chi era? Zaza. Cazzo. E Trusty è stato il primo che mi ha insegnato le regole. In un gioco di brutto che non esiste più, questa è una cosa interessantissima. Però è un gioco totalmente diverso. Franco da YouTube dice: provate a fare le Winter Series su Stars? Sì, io personalmente ci proverò. Marco Carboni: è vero che un giocatore di cash game è molto più preparato a livello teorico rispetto a un giocatore di cash di MTT? Questo viene da YouTube, quindi te non lo puoi vedere questo. Mediamente credo di sì. Mi spiego meglio. Cash game non esistono carriere fatte al contrario, MTT sì, ma proprio per la natura del gioco, non per... Nel senso che se uno passa dal 50 al 1000, qualcosa di buono l'ha fatto, cioè impegno ce l'ha messo, studio ce l'ha dovuto mettere per forza. Mentre se io che di MTT non so una mazza, mi iscrivo alle Winter Series, posso vincere due eventi e poi decidere di studiarli. Quindi in questo senso credo che mediamente sì. Sì, fila. Solo a te lagga King. King, comunque se ti laggasse per un problema di linea, guarda che in basso a destra c'è una rotellina che se te la clicchi può ridurre la qualità video. Magari è un problema di flusso di dati che te ne arrivano troppi e ti sta laggando. Comunque se te riduci la qualità video vedrai che lo vedi meglio. Parole sagge, ti dicono. Anche perché nel video, cioè io sono quello che sono, anche tu non è che mi sembri proprio Belen, No, quindi no, no, non se anche la credo. qualità della video viene ridotta, se ne faranno ragione, Non credo. credo che ci stiano seguendo per le nostre bellezze, diciamo, No, non fisiche. credo, non credo. Però chissà, però chissà. Tutto è possibile. Nella vita tutto è possibile, ho imparato. Sì. Magari Chalice vorrebbe. Chi lo sa. Ti ha già anche proposto di venire a Sì, ho casa detto tua. Chalice, scusa, Chalice 90, io spero strano di nascita e non una, come dire, un mio invito. Ti ha già proposto l'incontro, quindi. Ah, Chris dice che lavora online. Charles dice che a lui gli va benissimo. Vediamo se c'è un'altra domanda in questa fase. Poi guarda, ora ci saranno 5 minuti di pausa. Fatela anche te. 5 minuti di pausetta, ti bevi un po', non so, devi fare la pipì, che sei un robot. O no? O vuoi stare. Ma Io. guarda, ultimamente ho avuto il controllo urologico, Sì. che è insomma qualcosa che ci tocca, poi ho precedenti in famiglia, cosa, quindi diciamo che quei pochi attimi senza, quegli attimi senza fiato mi hanno comunque dato la garanzia che ho una prostata molto funzionale per la mia età, quindi la pipì no, però magari bevo qualcosa. Ok, dai, ci stacchiamo 5 minuti, tanto io ho la pausa dai tornei e torniamo qui fra 5 minuti. Nel frattempo gli metto al video un mio video YouTube. Vai, a tra poco ragazzi, a tra poco Nico. Sì.
Qui ti avevo anche abbassato l'audio. Una volta successe che quando ero all'inizio lasciai l'ospite. Mi senti, Nico? Mi senti, Nicola? Prova, 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 prova. Sto guardando il video vecchio, che coglioni che sono. Allora, vediamo un po', siamo in 230 utenti connessi. Non male, non male, non male. Qualche altra domanda che veniva da voi da Instagram oggi. Giochi a poker, la domanda che parte nella domanda è quanto guadagni, quanto guadagni, ma guadagni, quanto hai vinto di più? Eh sì, è vero, James. Venox, ciao Lorenzo. Sono tornato. Bentornato Nicola. Se pensa, dici che te sei fulminato. Io sono tornato, te non c'eri ancora, ma io c'avevo il video YouTube sopra la schermata. Non avevo visto che te non c'eri, quindi stavo parlando rivolgendomi a te nel video di Twitch che è in delay. Figurati un po'. Vabbè, insomma. Comunque, ti saluto Lorenzo Valentini. Dici che hai un cognome che è una garanzia. Bella frase. Ti senti ancora con Praste? Ti chiedono che si è fatto una. Ogni tanto ci scriviamo. Questa è una domanda personnel. Nicola, quanto è il tuo atteso annuale? Che poi si rifà una domanda che mi hanno fatto da Instagram, in cui il buon Antonello Ferraiuolo, no, in cui Mr. Lupin ci chiede qual è l'atteso medio del cash gamer online No Limit 25, 50 e 200. Addirittura lo vuole scaglionato. 25, non ho idea, ma con l'alimentazione dei tavoli non lo so. Al 200 io credo si possono tenere 10 BB100 attualmente. Non so quante mani si riescono a fare, però. Al 200, detto. E Che ti bevi di buono? cosa delle tue parti, un sangiovese, che cioè, per noi piemontesi è tipo acqua questa roba, cioè, qui si va nebbiolo più, ma questo avevo aperto e questo mi bevo. Sono anche sommelier, se la cosa può interessare a qualcuno. Extra poker. Psicologo, mental coach, sommelier, giocatore di poker. Sì. Quindi la vecchietta che ti incontra al bar ha tanto da ascoltarti. Sì, esattamente. Sì, il dito dell'urologo, più che un dito aveva una clava, l'urologo, comunque. A Nightbot, sì, mi piacciono queste. Sta rispondendo al Nightbot. La PNL è una grandissima puttanata. È un fake scientifico, cioè non ha nessuna validità scientifica. I libri, in generale, diffido molto dei libri che cominciano con come,
che hanno la parola come nel titolo. Più che altro il video ci interessa perché è quasi passata mezzanotte. Sì, e quindi vedremo se sono il Rocco Siffredi del poker italiano. Oltretutto, io non mi vedo, è normale, a parte che è meglio se non mi vedo, non è che... Ah, non mi vedo perché è vero, siamo in delay qua. Sono tornato adesso mentre sì, mi scaccolo, mi coso, spengo la sigaretta. Che uomo di merda. Anche io ho fatto lo Che stesso uomo di errore. merda. Anche io ho fatto lo stesso errore. Te, la prima volta che sei stream, io ho 10 mesi e stavo parlando con la seggiola vuota prima. Benissimo. È buono. La metto uno psicologo davanti e gli chiedete il multi-account. Dai ragazzi, fate delle domande. C'è un ragazzo. Vai, scusa se ti chiamo ragazzo, Nicola. Mi viene. Questa storia del ragazzo però dovremmo chiarire. Un uomo come lui qui davanti non è che viene molto spesso. Quindi dai, date sfogo alla fantasia. Staccate sto cazzo di grafiti. Allora, persona con doti matematiche più spiccate. Beh, come tutte le cose, nella vita ognuno ha dei suoi talenti. Io credo che per essere, cioè diventare la creme della creme, del talento serva, cioè se aspetta, fammi pensare a un degrado qualunque, se che si mette a battere, ad allenarsi tanto sulle punizioni, non è che poi le tira come Messi, cioè può passarci la vita. Dico, sono milanista, quindi mi è venuto in mente il piede peggiore che abbiamo in questo momento. Sicuramente in un contesto di, diciamo, reg, di buoni reg, costanza, motivazione, passione fanno la differenza. Sai che potremmo fare? Sentiamo che ne pensano anche loro in chat. Secondo me, te vuoi stare ancora un po' con noi? No, no, perché non è che Sì. se potremmo anche andare, secondo me, live senza delay e secondo me sarebbe molto più interattiva la faccenda. Tanto io, cioè, c'ho un tavolo ma lo metto sotto e quindi non c'è problema. E se glielo scrivo così, perché se no lo sento da tanti minuti. Volete la live senza delay? Allora, leggo e ho fatto level up al 100, un coach, non uso software, sto facendo parecchio profit, dovrei affidarmi a un coach. Un proverbio russo dice che se una cosa funziona è inutile chiedersi perché funziona, ma si può continuare così, credo. I primi tre macro argomenti single raise DP, tribettati OP, BVB. Segnate ragazzi, segnate. Vito ha smesso, Tudor è morto, Piemonte Novara. Io e Tudor eravamo molto amici. Questo l'hai già detto che sta facendo una limit 100. Sì, e vince e si chiede perché, invece bisogna semplicemente continuare così. Ah, ma sei già arrivato. Sì, sono già Ok. arrivato. Hai letto il libro Mental Game del poker? Sì, perché di Jared. Sì, Tendler. Sì, allora. Sì, perché io mi ero rivolto a lui all'inizio This is interesting, very interesting. sì, all'inizio del nostro percorso gli avevo chiesto se poi mi avrebbe fatto un training per fare quello che faceva lui. E lui mi aveva detto di no. A fine percorso mi ha detto lui che aveva cambiato idea, cioè mi aveva detto no perché cioè, me lo chiedono in tanti, eccetera, eccetera.
fine percorso, è tornato lui sull'argomento dicendomi che aveva cambiato idea perché si era reso conto che era la prima volta che glielo chiedeva uno psicologo con la passione del poker e non viceversa. Abbiamo iniziato questo training e Jared, persona squisita, no, Ma lui vive in Italia? Ah, no, lui è americano, ok. di New York, vive a New York, se almeno viveva a New York. Insomma, iniziamo questo training che è durato molto poco perché gli americani hanno un po' questa cosa, penso di aver inventato tutto loro. Lui si è stupito, no, che in Italia fossimo così avanzati in psicologia, quindi da quel momento mi ha dato una sorta di benestare per cocciare a suo nome, tant'è che le prime persone me le ha mandate lui, italiani. Allora, ho provato a contattarmi. Allora, in questo momento sono off rispetto ai nuovi contatti, soprattutto lavorativi, perché sono full. Sommelier, sì, sono d'accordo che si nasce tutti, cioè, il sommelier, sì, so, è una sublimazione dell'alcolismo, cioè un modo per rendere socialmente accettabile una cosa che altrimenti lo è meno. Che livello la qualifica professionale? Cioè, io li ho fatti tutti. Non ho mai coachato nessuno perché non mi piace, è una cosa che non mi stimola, che non mi, e secondo me non mi viene neanche tanto bene. Qualche MTT, sì, ogni tanto impazzisco e mi iscrivo a un MTT, l'ultimo, ho fatto un esempio e l'ho mezzo tirato dopo 20 minuti perché avevo gli occhi che mi si chiudevano. Non sono stato l'unico a fare 2 volte Supernova Elite. C'era anche West che l'aveva chiuso qualche giorno prima di me, oltretutto. Riguardo al vizio di non essere in grado, in quanto supremo, di avere dubbi. James, Alessandro, credo. Cioè, sarà, ma ce li ho. Cioè, quindi questa è la verità, quindi non chiederei mai dei soldi a qualcuno che mi chiede una cosa e non ho la risposta, insomma. Ho investito una pensione contributiva, ho qualche investimento e ho la pensione dell'ENPAP, che è l'ente previdenziale degli psicologi, cioè ho verso i contributi Senti Nico, ti fermo un attimo. Sì, vogliono che si lì. vada live, quindi dobbiamo fare così, cioè non te non devi fare nulla, devo fare io. Allora, termino qui la diretta, termino la diretta, ma bisogna che lascio che finiscano 3 minuti e 50, dopodiché riparto immediatamente, quindi ora te non dire niente, cioè non rispondere a loro perché tanto ora non ti sentiranno. Ora io sto facendo, ho terminato, l'OBS mi manda in streaming, ora che sono ritardato qui. Meno male che non è più in streaming. Ciao bimbo, ciao bimbo. Forbettato mi ha chiamato con K8, 40 blind. Bravo, 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 bravo. Poi hai anche perso. dicevo, ancora poi non rispondere a niente perché tra... Rieccomi. Ciao ciao, sei arrivato in tempo, sto rientrando in live, ora magari levo le mie carte perché ora ti dico che cosa... Aspetta, fammi vedere se è tutto a posto. Ragazzi, mi dite se... Mi sentite in live? Mi sentite? Prova, 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 1, 2, 3, rispondetemi se siamo live. Sì, live, live, si vede, si sente, funziona. Ok, perfetto. Ok, siamo live ora, senza delay. E ti rifaccio un po' le domande che erano venute fuori prima.
un po' dove era arrivato. Pensione contributiva. Come riesco a capire Pug Life qual è il giusto numero di mani da giocare al giorno cash game? Fino a quando credo sia necessario sviluppare una sorta di sensibilità che ci fa capire se stiamo performando al meglio delle nostre possibilità. Non è una questione di quante, non saprei. Chi consiglia come mental coach non ne conosco. Libri che hanno cambiato la vita, La ricerca del tempo perduto, Guerra e pace, I Promessi Sposi, i libri di John Fante. Sto alla letteratura e non a quelli di psicologia. Ce ne sono tanti, comunque, ce ne sono tanti, comunque i classici. Stendhal mi viene in mente da citare. Consideresti una persona di grindare un livello 50 su Stars? Perché no? Profit non ne ho idea, anche perché sono limiti che non grindandoli non conosco e in teoria presumo che il field sia più facile, ma c'è sempre la limitazione dei quattro tavoli che non so quanto renda profittevole in termini di guadagno orario, quindi non ho idea. Poi dipende sempre dall'obiettivo che uno si pone, cioè piuttosto che rincoglionirmi la sera a guardare Barbara d'Urso, sto 2 ore ai tavoli, arrotondo, imparo, faccio delle cose interessanti, fallo subito. Secondo te è giusto liberarsi da un lavoro da dipendente? No, vabbè, questa è una questione troppo personale, non sono nelle condizioni di dare consigli, ecco. Si vede, funziona, yes, live, sì. Ah, Viva! you. Ti consigli come mental coach? Ah, tanto stai leggendo da te, quindi io ti lascio. Sì. Ma è possibile che stiano passando 2 volte o è il vino che me le fa leggere due volte? No, probabilmente che le riscrivono perché magari pensano che tu non le hai lette. Allora, i libri di psicologia vanno presi con le pinze se non si è del settore. C'è sempre il bot che ci saluta e ci piace sempre di più Meno male, dai, sono contento. Un ragazzo ti chiede se c'è un mental coach affidabile. Lui è un mental coach, però ma per... non lo faccio in questo momento. Ok. Tudor era molto genuino, sì. Tre posti da visitare per forza Torino. È una domanda rivolta a me? Comunque anch'io le vedo 2 volte. Ah, meno male. Mi sono fatto una boccia di vino giù velocissima. Reg Battle sì o no? Ma quest'anno l'ho fatto un paio di volte. Una volta è andata bene, un'altra volta meno bene, ma no, comunque. E non... Ah, prima avevo letto qualcosa prima di alzarmi. Se mi trovo con i reg, la fase del capobranco non esiste. Dice che a quest'ora dovresti bere Barbera. Magari mi alzo e mi apro anche quello. Dopo il periodo di inattività, non ti sei sentito mai indietro rispetto al field? Sì, ma non troppo, nel senso che ho deciso di ricominciare il 15 e ho fatto review 3 giorni. Poi, ripeto, il field lo trovo abbastanza statico in alcune cose, quindi poi avendo comunque quasi sempre amatore al tavolo 1/2. Per quanto tu possa essere indietro rispetto agli altri reg, sei troppo più avanti rispetto a loro. E alla fine su Wii Rate sposta.
Comunque siete sexissimi. Vedi che dopo la mezzanotte cominciano ad arrivare proposte. Io te lo Dopo la dicevo. mezzanotte passa il vino, parla il vino probabilmente. Quale mente reputi migliore nel po'? No, questa è una troppo con cui globale, non ne ho assolutamente idea. Diciamo che guardo sempre con molto rispetto a chi è qui da tanto tempo. L'avi di una mia sessione, no, non ne vedo il motivo, cioè nel senso. Anche perché non riuscirei a commentare niente, cioè non riuscirei a fare niente. Amatrice. Lorenzo Valentini ti chiede se battaglia di reg sì o no. Ho risposto Ah, adesso, non scusa, l'ho fatto allora fai. 2 o 3 volte, ma non ne vale la pena. Com'è che li vedo più vivaci ora che siamo in live? Vedi che c'è più. Allora, cosa ne pensi della short stack di Itadred? Non penso, cioè, penso che lui è comunque molto intelligente, quindi avrà i suoi motivi per farla, non ho un parere. Amatori a 5-10, sì, amatori a 5-10. Cash Game Live ci sono le altre persone e sono abbastanza misantropo. No, non studio tanto con più solver. Non scrivo su Cibet da un secolo. Cosa facevo durante la mia giovinezza? Lavoravo. Allora, dipende, definiamo giovinezza. C'è stato il periodo in cui mi sbranavo e basta. Quello in cui lavoravo, quello in cui lavoravo e studiavo. Ma c'erano le lire ancora, quindi è una giovinezza antica. Si rifà agli antichi, cioè. Su più solida forse non c'era prima, nutro dei dubbi, molti dubbi. James, quanti anni hai? So che sei giovane, ma non mi ricordo quanto giovane. Ecco, tra 15 anni. Ricordati quello che hai scritto e ti darai una risposta. L'italiano medio che non considera il poker un lavoro, non lo considero. Psicologia come formazione lavoro 4-5 al giorno. La mia più grande paura affrontare una malattia più che la morte. Qui, cioè, chiamiamo Marzullo però perché. Stanno andando alla grande, guarda come stanno No, scrivendo. nel senso, cioè, la tua più grande paura siamo al farti una domanda e Datti una darti una risposta, risposta. sì. No, guarda, si chiude Stars fa niente. Allora, Un po' più di importanza. Vai, vai. cosa ne pensi del mindfulness? Io mi sono laureato con Amadei Gherardo, che è stato uno dei più grandi psichiatri italiani, psichiatri e psicanalisti italiani, che. Lui era molto unconventional e ha introdotto il mindfulness con un approccio scientifico e psicoterapeutico, quindi si è fatta in un certo modo ha senso, cioè ci sono evidenze scientifiche, non lo dico io. Ho perso il V al tavolo per non tralasciare la psicologia, sì, ma ne ho guadagnato di V esistenziale. Cioè, nel senso che mi piace molto fare lo psicologo, quindi a un certo punto non ho bisogno, ho la fortuna di avere
quello che mi serve per vivere, quindi non è che ci penso più di tanto a questa cosa. Una persona che seguo oltretutto lavoro molto online con i pokeristi, non per aspetti relativi al mental game in senso stretto. E un giorno un ragazzo è arrivato qualche minuto prima, insomma, mi ha scritto, gli ho detto ok, chiudo i tavoli e cose, mi ha detto no, con tutta questa action al mille, come sei, no, mi ha detto come sei professionale, e cioè, a me è venuto, ci mancherebbe, cioè, nel senso. No, il bar è in gestione, è mio ma è in gestione, perché ho iniziato a studiare psicologia, come il 99% degli studenti di psicologia, per curarmi. Beh, c'è anche, diciamo che sì, forse anche lo chef può aiutare, oltre a Stendhal. Clanza, io penso di aver intuito chi sei, ma non lo dico. Shark, sì, ce la puoi fare, perché no? E da qua, se mi ricordo il 2010, vuol dire che il 2010 ero io, cioè nel senso sempre un account, una cosa, una. Il bar sì, a Novara, è in via Biglieri 13, si può fare pubblicità? Voglia, fai quello che ti pare. Tu c'è il libero, guarda. Ma no, nel senso. Sì. Comunque, visto che c'è qualcuno Anzi, lì andate tutti che quelli che urla stanno. Novara, 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 no, non mi trovi lì però. Va bene, insomma. Se mi scrivi da qualche. Lasciategli un messaggio d'amore, qualcosa. Se mi scrivi da qualche parte, organizziamoci, conosceremo. Ah, per curarmi non è geniale la verità, cioè chi si iscrive alla psicologia è perché vuole capire delle cose, insomma. Quali sono i comportamenti di chi è alienato dal poker? Gli stessi. È una domanda che messa così non. Cosa intendi per alienato dal poker? Cioè. Come professionista, come amatore, come ludopatico, come. Questa è una domanda di James. Senza la mia professione. Allora, è una domanda molto interessante. Io direi i miei lavori, nel senso che quando ero più giovane ho lavorato tanto, ho fatto tanti tipi di lavori, anche manuali, anche, e da tutti ho imparato delle cose, cioè alla fine una parte di quello che porto ai tavoli è quello che sono, e quello che sono si è strutturato anche in base a quello che ho fatto, quindi sì. Sì, ogni tanto guardo i tavoli cash sul com e rabbrividisco, cioè non è che rabbrividisco, cioè lì ognuno fa quello che gli pare, gioca i range che gli pare, usa le sides che, e nessuno lo fa a caso, ognuno avrà delle motivazioni, è uno dei motivi per cui, come dire, credo che la risoluzione del gioco sia molto lontana. Cosa pensi del punto di vista sotto l'aspetto medico? Forse sarebbe più giusto dire sotto l'aspetto legale, visto che è una truffa a termini di legge. Libri sul linguaggio del corpo, non ne ho letti molti. Sì, sono davanti alla questura, esattamente. Non in questo momento. E spero anche di non finirci davanti alla questura. Nemmeno io, possibilmente.
Ora si comincia con le domande filosofiche, e questa è interessante comunque. Le donne più belle del pianeta. Io lascio a te, sei tu l'ospite d'onore. Beh, c'è Emily che non mi dispiace. Approfondiamo, chi è Emily? Lara Tajatoski. Ah, E vediamo un po'. ora sono totalmente fuso. Emily Ratajkowski. Sì, è illegale. Oh, non mi viene in mente Clans, che visto che se sei in ascolto, a te viene in mente di sicuro la musa di Nolan. Oh, che mi fa uscire di testa ogni volta che la vedo. Aspetta che vinco sto colpo e poi mettiamo un po' di Emily Ratajkowski, vediamo la preferita di Nicola. Il poker per me è una passione, un mezzo PV, tutte e due le cose. Pensate ragazzi, va bene come scelta? Sì, ma lei diciamo che a volte è anche vagamente ignuda. Vediamo se trovo qualcosa di un po' più interessante. Ci potrebbe essere qualcosina qui. Con chi preferirei passare una serata da una bottiglia. Allora, Freud era un grandissimo stronzo come persona. John Fante mi attira, Ben mi attira tantissimo, Eva Green mi attira tantissimo. Bisogna capire se c'è un dopo cena o meno, quello potrebbe essere Sportivo? determinante nella scelta. Qualcosa di sportivo? No, non ho mai seguito pedofili e assassini, almeno non che io sapessi. Ed è un limite che non credo di essere in grado di superare. Investire i soldi vinti con il poker, non faccio il consulente finanziario. Con cautela, ecco. Con cautela e senza avidità e soprattutto pensando a lungo periodo. Va a essere TV le solite. L'estrattore delle tasse. James è fantastico. Film più bello, ci pensavo qualche giorno fa per una cosa che avevo letto su Facebook. Allora, scegliere il più bello, è troppo difficile. Il primo però che mi viene in mente è Unforgiven, che è Gli Spietati di Clint Eastwood. Se la soluzione del gioco è così lontana, siamo sicuri che stare così. Non sono sicuro di niente da questo punto di vista. Oltretutto, anche se esistesse una GTO, cioè se esistesse, esiste, non a livello teorico, è sicuramente l'approccio migliore che si può avere in assenza di altre informazioni. L'altro giorno leggevo un articolo su, come si chiama? Libra, no, Pluribus, Ah, ok. che dice nell'articolo che lui ha battuto in tot mila mani alcuni dei nomi più forti del cash game Allora, mondiale. io ho visto anche le mani, ma ne ho guardate 4-5, poi ho capito che pure quello come l'è stato, poi mi sembra una mezza pagliacciata, perché allora sicuramente c'era Linus lì in mezzo. Sì, Linus Love, ho letto l'altro Sì, giorno, ma tu sarà. capisci, quando vedi uno che difende 9-4 off da Big Blind, allora, cioè, se siano stati i migliori del mondo, vorrei nome e cognome di tutti. Quindi dici che era un po' una cosa. Sì, poi le regole erano molto specifiche, nel senso che tutte le mani si doveva essere 100x, esatto, forse sì, se è più informato, ma cioè, ho visto che No, ora no, dice. l'ho letto di sfuggita così. No, però è vero che hanno detto che c'erano i top, ma mi sa che di top c'era Linus, perché
trovo queste robe obbrobriose che non avevano senso di esistere. Se vuoi lo cerco. No, ma non tutti hanno detto chi erano, ma qualcuno era un clown per forza, perché ho visto delle robe che non hanno. Il mio senso della vita è prolungarla, mi verrebbe, prolungarla con qualità. La tua attività da pokerista mi ha influito sulle relazioni umane che hai avuto? No, non credo. Sì, Pulp Fiction è un mito. Cioè, un film mitico che conosco semi a memoria. No, si diceva che Linus avesse qualche tipo di aiuto tecnologico non legittimo, non. Ah, Obor, sì, è vero. Emilio Fendi Nolan, Inception. No, poi in questo momento sono talmente compresso dal lavoro, dalle cose, che le mani sono quelle che riesco a fare. Mano minima difende da grande buio, troppo generico. Dipende da chi è Oppo, da dove apre la size che usa. Cosa ne penso di Masher the Dog? Che non lo conosco, cioè lo conosco di Nick, però non ho un pensiero, cioè, vorrei studiare più spesso. Alfieri si faceva le gare alla sedia. Sì, ma mi sa che ora ne avevo pure un altro di calice. Vai, prendi il calice. Pilot di stream si è fatto due bottiglie di Amarone e poi alla fine ha vinto 1.000 euro. No, non conosci Federico Pirodi, di Nomea? Vabbè, ma a me, cioè, la cosa. Qua solo l'ispanico mi ha detto che sono rotto in culo, sostanzialmente. Sì. Perché poi, cioè, la teoria è una bella cosa, ma insomma, quando uno si spizza i flops e cascano le sue carte, è più facile essere bravi. Misterioso utente dal nome Clanet, anzi, Clans. Che nome sembra tipo austriaco. Faccio una birretta. Adesso dirò una cosa che potrebbe. Cazzo, le ho finite, Fred. Ho pochi rapporti con i. No, alcuni sono diventati. Ecco, una delle cose molto fighe che mi ha lasciato, mi lascerà, sono due o tre amici. Sì. Fatti a poker, nel mondo del poker. Molto più giovani di me, siamo molto diversi, viviamo in posti diversi, ma ci scriviamo e sentiamo come se fossimo fidanzati da anni. Se ho mai pensato di abbandonare il mio lavoro per giocare solo a poker, sarebbe stata più. Allora, a questo più o meno adesso cerco di dare una risposta un po' più articolata. EV, se si intende che avrei guadagnato di più, sì. Se si intende che sarei una persona più soddisfatta? No. E tra le due cose scelgo la numero due, perché la storia che chi fa più soldi è più felice è un po' una balla, eh? Stando entro i limiti sindacali della faccenda, cioè è chiaro che se uno mi chiede preferisci morire di fame facendo lo psicologo? O vivere a ostriche e champagne stando ai tavoli è un discorso, però insomma, se non andiamo a condizioni estreme, le VU dei tavoli lascio volentieri agli altri.
perché davvero io adesso non so l'età media, tranne noi due che siamo video. Ah, del poker? Degli utenti che ci stanno seguendo adesso. Secondo me è mista, eh? Saranno ventenni, trentenni, quarantenni, magari c'è anche qualche cinquantenne. I soldi sono una cosa importante, ma non sono la cosa. Che qua si è scatenato un putiferio di domande. Allora, Ah, l'età, 46 anni, 47 anni, 37, 45, 22, vedi che c'è un mix. C'è un mix di età. Pazzesco. cosa ne pensi di Andrea come porno attore? È lui il pornatore, dopo me lo dimostra. Lui cavalca i grafici, io Potrebbe fare collusion con Chalice. Charles, mi fai paura. Chiappo torna sull'aspetto medico dei multi Ma account. no, ma non è che c'è un aspetto medico, dai, cioè, pensano di essere furbi, ma questa è un'altra cosa, cioè, l'illusione che non verranno pagate le conseguenze di questa cosa è di chi non ha mai avuto a che fare con lo Stato, che è una macchina lentissima a muoversi, ma quando si muove poi diventa inesorabile. Era un po' quando c'era il militare, la leva obbligatoria. Siamo della generazione della leva obbligatoria. In tutto questo puttanaio che è l'Italia, mica si dimenticavano di qualcuno. Quando sei under investigation dal fisco, mica si dimenticano, Loro hanno 5 anni e di solito le lettrine le mandano eh? a 4. Sette in alcuni casi, sì, ma poi adesso cambiano delle cose. Cioè, è un... cioè, prima citavo dei libri che cambiano la vita, citi Promessi Sposi, che verrà il giorno. Ciao Ted. Spine and Go già risposto. Prossimamente andrai versus Malena. Dopo glielo dici te alla Xenia, che sarebbe mia moglie. Se ci sono nuove leve che fanno allora. Anche questo, il discorso, c'è anche, secondo me, una cosa che è bene specificare. Molte persone si sono approcciate, o meglio, mettiamola così, io mi sono approcciato che, come dire, da un punto di vista strutturale, ero un uomo fatto e finito. E quindi la gestione del denaro, per me è stato molto semplice essere cauto. Nel senso che se a 18 anni avessi avuto le possibilità economiche che hanno alcuni 18enni, 19enni oggi tramite il poker, mi avrebbero probabilmente ritrovato morto in qualche isola del Pacifico. Quindi, cioè, non è che vanno giudicati, sarebbe bene avessero delle guide probabilmente. Le tasse per il poker sono i siti AMS, e io gioco solo su Stark, il sito AMS, è sostituto di imposta, quindi sono imponibili alla fonte. Quindi si paga sia che vinci che se perdi, non gliene frega niente. Sì, è una pagare sulla giocata, chiamiamola così. Per te in un mese hai vinto 5.000 euro, le tasse le hai già pagate, se te hai perso 5.000 euro, le tasse le hai pagate come se tu l'avessi vinto 5.000 euro. Per dire, più o meno. No, è così. È così. Nel cash è un po' perché paghi le maniche giochi sostanzialmente, in cui vedi il flop più che le maniche giochi. C'è una cosa che tu hai detto in un'intervista, la voglio ritrovare. Perché a me piace cercare di creare una sorta di boh, come dire, pensiero positivo, comunque un'opinione diversa da quella che ha l'opinione pubblica del poker, darla in questi stream, e anche un'opinione diversa del field, tra il field, nel senso.
cercare di essere un po' più, non so, come dire, buoni l'uno con l'altro, anche con il nuovo giocatore che magari entra e viene sbranato perché magari ha fatto una giocata sbagliata e secondo me questo è sbagliatissimo, no? Però vedo che si continua con gli insulti in chat, roba del genere. E hai detto una cosa. Vedi. E questa sì, ritornando al 2017, cosa vorresti al poker italiano del 2017? Che le persone prendessero il poker con un po' più col sorriso. Sono sempre stato convinto che la parte da imputare ai giocatori nel processo di disaffezione del poker non sia tanto la figura del pro, ma quella del pro stronzo. Eppure vedo in giro ancora molte troppe persone incarognite. Questa secondo me è una bellissima frase. Sì, che mi viene, quale, mi sembrano estinte però ormai. Incarognite, Cosa, le incarognite o... Sì? sempre meno, sì. Ok. Quindi si sta sciogliendo un po' il field, quindi... Non è che si sta sciogliendo, secondo me è stata una selezione naturale, perché sostanzialmente nel momento in cui insulti un tuo cliente, non sei esattamente furbo. Intelligente. Esatto, e alla fine, come dire, l'intelligenza viene premiata. Io vedo un po' ancora di queste, come dire, Sì, battutine su qualcuno, ma sarcastiche. sì, qualcuno, Cioè, beh. uno magari chiede inconsapevolmente una cosa che non sa e gli rispondono come se loro scendessero dal piedistallo divino. E mi sembra che sia un po' controproducente anche questa, no? Voglio dire, arriva un giocatore che vuole, dargli un consiglio sano, no? Poi dopo farà lui. Io la Ma vedo così. guarda, io ad esempio, adesso scusa perché leggo una cosa che il giocatore di poker vive di invidia, ma non è, io non credo sia così. Cioè, io parlo ovviamente per l'esperienza cash online.it, che è quello che conosco. Io, per chi è più forte di me, guadagna più di me, provo un profondo senso di ammirazione, non di invidia, perché se lo merita. Cioè, non così come io so che i miei amici, conoscenti, da quando sono tornato, che, cioè, sanno i miei risultati, cioè, sento un apprezzamento sincero, non. Io sinceramente, cioè io anche sono un po' come te, nel senso se Gillo Bono ha vinto quello che ha vinto, sono contento per lui, si sarà impegnato, magari sarà stato anche un po' fortunato, però io sono contento che l'abbia vinto. Però non tutti sono così, in effetti, anche nella vita, eh. Diciamo che forse il cash da questo punto di vista è un pochino più meritocratico. Cioè, ovviamente su un sample di mani notevole, cioè non su 20, ma anche le mani che ho fatto dal 15 agosto sono poche, cioè non sono un campione, credo che il mio atteso sia un po' più basso di quello. Ci sono stati dei momenti che ero andato veramente, camminavo sulle acque, no? Ma indipendentemente da questo, cioè, chi è più bravo o per talento o per impegno, cioè se lo merita. Cioè, mentre, come dire, il reg è scazzato, MTT che non studia, che non si impegna, che non ne frega niente, fa due shot in un anno e ha fatto come chi si è fatto il culo. Però ripeto, c'è un sudarsi le cose ti dà poi un extra, ti dà un boost per altri aspetti della vita. Perché si cita uno dei reg migliori che mi ha triturato, forse una delle peggiori sessioni che ho fatto quest'anno, Jessica, un player veramente interessante con WPAP 92, tipo, che giocava pot 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 tutte le mani e ha staccato me e altri costantemente per 3 giorni, rigorosamente al 1000. E quindi poi
Clans, la tua, come dire, la tua identità ormai è quasi certa, è quasi certa. Ecco Alessia. Parlavamo di Jessica, arriva Alessia. Che sicuramente è meglio di Jessica, cioè Jessica mi ha Sì. triturato, mamma mia. Alessia è un'altra giocatrice di poker, anche lei streamer e ci segue spesso. E delle volte è stata anche come la mia diletta alle Ah, otto. interessante. Sì. Vuoi unirti a noi, Alessia? Che ci fai sveglia a quest'ora? Scusa, è l'una. Profit è sempre buono e comunque non limiti 2, 5, 10 è tanto, cioè tanto, credo sia tanto, dovrei mettermi a fare i conti. Fermex.t, sì, ti do una risposta. Per giocare 25,5. Ah, scusami, non limiti 25. Allora, Jessica è un giocatore comparso dal nulla che mi ha triturato per 2 o 3 giorni. Diciamo un giocatore occasionale particolarmente fortunato a tratti. Oltretutto, chi scrive sfottendomi per la storia di Jessica, credo che abbia donato un rene a Jessica, quindi non so che cazzo abbia da ridere per le mie disgrazie pokeristiche. Ok, Alessia, va bene. Il bankroll che consigli? La questione bankroll è iperdelicata. Allora, old school, si sa chi è Fulet. Minchia, se era top reg. Si sa chi è Fulet, solo che è riservato E non si può dire. Sì, e l'altro top che c'era all'epoca potrebbe essere questo clan. Solo che con Fulet ho sempre andato bene. Mentre con Clans ho anche sempre andato così così. E quindi Clans credo che abbia ricevuto un bonifico pari a un monolocale dal mio account al suo account nel corso degli anni. Mi ero perso qualcosa, il bankroll è una cosa molto soggettiva. Io arrivo da una scuola per cui, e anche forse avendo cominciato in tarda età, avevo un bankroll management che per passare di livello cioè, viaggiavo quasi 200x. Save, non so, dipenderà dai tornei, 7, 800, 1000 persone, dipenderà. Oh, c'è pausetta, io svapo. Te che vuoi fare? Stai qui a rispondere? Sì, no, sbevacchio. Vabbè. Che scuola consigli per il cash? L'università della vita. No, in che senso? Beh, mi assento, vado qui dietro nel bagno. Ti lascio solo presentatore, va bene? Sì, poi ci diamo il cambio. Ok, va bene, perfetto. Diletta, anzi di Lexus. Ma sì, io credo si possa sì, si può fumare su Twitch, ma non vorrei dare un cattivo esempio. Rimettermi a studiare cash, ma non ho testa. Insomma, le cose devono essere andare un po' di pari passo, è bene che lo siano. Adesso sono senza presentatore. Sì, per fortuna l'ho visto di tutte le aziende, nel senso che la mia forse è stata l'ultima generazione fregata dall'idea che fumare fosse figo. Quando ho iniziato a giocare, quando è arrivata Stars, in Italia, per caso ho iniziato. Ho iniziato per caso. Poi ho visto che le persone facevano cose strane. Scomparsi detto così sembra no, però non, ai miei tavoli non ci sono sicuramente.
Non c'è una formula. Comunque sì, ci poi ho iniziato, ho fatto i sit-and-go da 3 euro, cosa, poi ho fatto Elite, quei sit-and-go. Sì, ma l'ho cambiato da tempo l'avatar. E no, c'è Giacomo, Itadred c'è ancora. Ah, ok, magari fanno spin, fanno cose, ma sono parte di lobby che non, che non conosco. Maggie 488 su Stars. Cosa ne pensi di Keshoma? Che sarebbe fighissimo. Una varianza abnorme, però It non è che ci sia stata una grande action, e poi facendo già fatica a capire le cose con due carte, credo che 4 sia troppo per le posizioni normali. Eccomi. Come No, va? politica short deck, guarda, ho provato, ho fatto qualche mano e mi è sembrata veramente una cagata micidiale. Polpetta sì, ma mi dovete dire Nick di Stars, perché mi ricordo che era qualcuno di noto. Sono stato a Vegas? Sì. Pensate a trasferirmi all'estero? No. Perché comunque quando ho iniziato, poi insomma quando la faccenda si è fatta, diciamo, sera, avevo un altro lavoro, un altro, troppe cose che mi legano qua. La domanda su Instagram che mi sembrava interessante. Vediamo se la trovo. Faccio lo psicologo clinico, lo faccio ancora. Digirex, l'ho detto prima, Evanescence non gioca limiti alti da un po', almeno su Stars. Conciliare il lavoro e poker a certi livelli, no, non mi sento poca voglia di studiare. Sì, credo che sia fattibile. No, non mi aiuta nel poker. Cioè, non credo. No, Girex, guarda, è bravo. Mi sono già espresso su chi secondo me è per distacco il più bravo in questo momento. Girex secondo me ha la forza di essere una persona molto serena, e questo è un boost tremendo nel mondo poker. A rischio Emanuele di che cosa? Chi è più bravo? Maledetto. È un mio parere. Torno tra poco. Vai, 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 vai tranquillo, vai tranquillo. Uso il randomizzatore? Sì. Sì. Ti stanno facendo un terzo grado praticamente. Vai, vai, stai quanto ti pare. Allora, ragazzi, che ne pensate di Nicola Valentini, del grande quattro ganci? Veramente molto disponibile, sta rispondendo a tutte le vostre domande, secondo me è un grande. Fumo la vaporiera, sì, due resistenze e me le faccio da solo, sia i liquidi che le resistenze, il cotone, eccetera, eccetera. Tanto lui è arrivato a rispondere al randomizzatore, quindi voi scrivete pure tranquillamente. È davvero pragmatico, grazie mille. Non si perde in chiacchiere. No. E vabbè, sta rispondendo a tutti, ragazzi, che deve fare di più. Grande persona, grande stream, grazie ragazzi.
top ospite ever. Sì, lui ragazzi è un essere mitologico, una mente suprema del poker. Come ti chiami su Facebook? In che senso? Ah, Nicola Valentini, lui. Best ospite ever senza Emanuele. Tagliati che liquidi fumi. Gli unici due che mi sono rimasti, che svapo sempre, uno si chiama Positano, è fatto da un ragazzo di Napoli, un aroma di pasticceria napoletana, torta al limone, non troppo dolce però, eh. Mi piace tantissimo. Un altro aroma che mi piace tanto è First Pick, si chiama. First come primo pick. Sono gli unici due che dopo tante prove mi sono rimasti, cioè che riesco a svapare gli altri, dopo un po' boh, smetto perché non ce la faccio più. Una domanda, ricordate Marbizzone, dopo glielo chiediamo a lui, ma chi sei, Carini? O sei un altro Joker? Nel senso che parla di quello che sa. Sì, esatto. Sempre andato come giocatore ma anche come persona. Ne visto, e ora si è espresso anche pubblicamente. Come banali, ho un profilo sul poker. Grazie a te per averlo portato. Mi fa piacere che comunque questo rientra nel mio progetto di stream. Luigi D'Alessandro, esatto, di Luigi D'Alessandro, bravissimo. Sei esperto, eh? Ha dato Alessia. Ok. Che abbi giochi, Tahiti? Ah, gioco 38 circa, ultimamente. Sì, Amegotti tra gli amici. Se sono amico Joker, magari fossi bravo quanto lui, credimi. No, perché anche lui si chiama Amegotti Joker. Mo' ci faccio una domanda che non c'entra col... vai Alessia, dai, porta un po' delle tue super domande. Dai. Come repli puffette con il mio nome? Ora glielo chiediamo. Cioè, provate a puffette con il mio nome Marbizzone. Vi faccio. Allora, stai pronto che Alessia sta cominciando a tirare fuori dal suo cilindro domande interessanti, eh? Alessia fa domande molto... Intanto ti hanno chiesto che cosa ne pensavi di Marbizzone. Chi è? Non te lo ricordi. Ok, già risposto. Ah, sì, era quello che si era presentato in Zap. Ma Clans, se lo ricorda Marbizzone? Clans, un'intervista per te. La stream della stream. Andrea, anche per te la domanda. Oh my god. Invece come reputi puffette con il mio nome? Con il nome non si vede da un po'. Ah, e vedi che se lo ricorda, perché tu ti ricordi di Jessica, ma io mi ricordo di... Va bene. Sorvoliamo. Puffetta, credo faccia altro, ogni tanto arriva, è bravo. Film e canzoni natalizi preferiti, ecco, si passa con le domande sociologiche. Film per me, il mio film della vita è Braveheart, e mi piace molto Castaway. Attualmente guardo un po' poco film, sono un po' più focalizzato su questa Clans, cosa. scusami se Vai, interrompo. vai, 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 vai. No, gli rispondo per iscritto. Ah, non posso. No, Dov'è? puoi. Accedo, sì. Oddio, cosa sto facendo? Ma te l'hai messo follow? Perché se no c'hai 10 minuti di attesa. No, vabbè, ma io sono veramente... Sì, seguo, lo seguo. 4 ganci, grazie 4 ganci, grazie. Vabbè, dai, sono veramente il clown Sì, è meglio. il clown dei clown. Mi sa che la mia chat ha un'impostazione di 10 minuti di attesa prima di chattare. La devo levare perché non serve a Perché sei niente, boh. così crudele? No, perché l'ho lasciato dall'inizio, non sapevo cosa aspettarmi, se la gente cominciava a postare cazzi, robe del genere, poi invece no, non succede. All'inizio hanno postato un cazzone enorme, ma poi dopo non hanno più postato. Sai, tutto bello serigrafato, era anche carino. Quindi il tuo film preferito mi sembra che l'hai anche già detto. Nico? Sì, poi ripeto, sceglierne uno è difficile, però è il primo che mi viene in mente. Che chiede anche adesso, oltre al film preferito, canzoni
Natalizi? Canzoni natalizie? Boh, non lo so. Se non è natalizia, Living on a Prayer di Bon Jovi. Tanto Living on a Prayer, più o meno, dai. Una roba religiosa. Bon Jovi è l'unico cantante che sembra super rock and roll, poi vai a sentire canzoni religione, Dio, amore, Gesù. Niente tornei, no Fabrizio Blanco, c'ho un KO in cui sono primo di 7 giocatori rimasti. Cosa pensa della nuova del cash Recop? Velox 96 ti chiede cosa pensi della nuova leva del cash Recop? Recop 96. In che senso cosa penso? Non lo so, penso che voglia sapere cosa No, ci ho pensi giocato pochissimo, ci ho giocato del pochissimo. suo aspetto fisico, se ti piace o no come ragazzo. Ci ho giocato pochissimo e ho che non ci ho vinto un botto. De Filippi o la D'Urso? Mi faccio qualche mano su Star, sto gioco alla Play. Una poltrona per due. Ah, ti rispondono loro. Quindi le domande valgono anche per voi, ragazzi. Potete rispondere, Alessia. Creiamo interazione tra chat e streamer e utenti in chat. Gioco qua tutti i giorni, ho bisogno di giocare alla Play. Non sono sposato, sono single. Anzi, visto che non siamo ragazzi, non possiamo dire single, sono scapolo. Quindi ragazzi fatevi avanti, ragazze, ragazzi, ragazze. I libri di Jared sono ragazze, meglio, grazie. Ragazzi, ok. Quindi Charles mi dispiace, ma Charles. i Litiga anche libri, con me? i libri di Jared li trovo molto belli. No, si sfonda perché sono nazi che... Ah, per il ban, sì, no, ma non è che sono nazi, sono che non l'ho mai levato. No, 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 tranquillo. ma che soldi alla Play? Cioè, una cosa è il lavoro, cioè, la Play gioco per sparare in testa alla gente. No, gli altri, cioè, secondo me l'unica cosa è c'è un rischio di empatia e romanzi? No, no. Empatia sì, è la base. Innamorarsi no. Qui si sta passando dal poker alla psicologia proprio. Aspetta, 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 aspetta. Tre libri, forse l'ho già detti. Quattro Vincenzo di Rossi, è possibile tutto, cioè uno può anche vincerne 20 e perderne però 40 di showdown. Nei circoli, no, giochi alla play. In questo momento sono intrippatissimo da Ghost Recon Breakpoint. Aveva un termine, sì, un non analizzato. Se uno sportivo, c'è qualche sport che vorresti provare io, sì, lo sport che farò è andare da qui a letto. Quale aspetto consideri importante durante l'EU? Estrapolare concetti. Fluidità. No, ma il transfert. No, no, momento, momento, momento. Alt, alt. Il transfert è un qualcosa di Leggete fisiologico. anche YouTube. Scrivete pure su YouTube, io leggo. Spazzaneve, ti ho letto ora. Mi sono missato qualche... Biliardo, sì, quando ero giovane giocavo. Per divertimento, tornare al botto a trovarci. Quello a sedere è pazzesco. Che ne pensi dell'euristica nel poker? Come tutte le euristiche ha molto senso. Che ne pensate che in futuro si può realizzare? Sì. Posso giocare a poker con la realtà virtuale? Allora, burnout è un termine che in realtà è abusato perché avrebbe un significato un po' diverso e è una sorta di dovrebbe essere specifico delle professioni d'aiuto. Quella.
affrontare Bornata ridosso dell'ultimo esame si chiama scazzo, rottura di palle. Sì, il cash sì, cioè lo farei. Lezione di mental in questo momento no. Un amico che gioca alle slot, la competenza è dell'ASL. Ti interrompo, Nico. Spazzaneve sta scrivendo da YouTube: te non lo leggi, cosa ne pensate del libro The Secret? Io non lo so perché non l'ho letto. E poi perché giocate sui poker e piani collusi in multi-account? Multi-account, io personalmente ho le statistiche, quindi riesco a riconoscerli e ci gioco come fossero un reg normale. E i collusi, che si deve fare? Se me ne accorgo, lo dico in chat, in stream. Generalmente, però, non è che vedo molte di queste. Cioè, di questa collusion così esagerata, eh? Ok, vai pure, io ho risposto a lui. Allora, consigli per il cash live? Non ho molta esperienza di cash live, però credo, insomma, credo che la cosa che cambi radicalmente sia che si dovrebbe essere molto più deep, e quando si è deep, il concetto di implied odds cambia radicalmente. C'è ancora qualcosa che... No, tiltare direi che è un termine sbagliato, qualcosa che mi fa innervosire, sì, ed è tipo quando tutti si mettono sit out appena amatore va sit out, ci sono più queste cose legate a questi comportamenti più che alle dinamiche di gaming in sé. Cosa ne pensi della medicina tradizionale? Definiamola tradizionale, cioè per me di medicina ce n'è una. I videogiochi alle Olimpiadi, un giorno potremmo vedere il poker alle Olimpiadi. Allora, il poker alle Olimpiadi secondo me sarebbe veramente una boiata enorme, così come lo è il tennis, perché nel momento in cui tu hai Wimbledon e il poker alle WSOP, non puoi fare una cosa che è meno appetibile per i professionisti, cioè, non esiste una disciplina, secondo me, degna di andare alle Olimpiadi se c'è qualcosa che già la supera. Cioè, Wimbledon sarà sempre meglio del tennis alle Olimpiadi, tant'è che il tennis alle Olimpiadi, secondo me, non ha senso. E chiunque segue... ed è un pochino appassionato, si ricorderà l'albo d'oro di Wimbledon, ma non quello delle Bella motivazione. Se tu potessi tornare indietro, cosa faresti e cosa no? Da YouTube, sì, da Facebook. non ho rimpianti, cioè, diciamo che conoscendo il showdown saprei un pochino meglio approcciare. Avresti 3 bar ora. Il calcio va alle Olimpiadi, però è l'under 21, infatti. Ed è pure una pagliacciata quella, cioè, tanto per... secondo me. Cosa ne pensi del discorso bot? Ce ne sono parecchi, si possa fare qualcosa. Su Stars ci sono stati, li abbiamo debellati, perché è una comunità forte perché la security ascolta. Dalle altre parti che cosa si può fare? Sono bot da pochi soldi, quindi bisogna capire dove colpirli. Pot più grosso vinto, sa che non me lo ricordo. The Secret of Rhonda Byrne, te lo consiglio vivamente, lo guarderò Spazzaneve.
non ho un pensiero sui bivac, cioè non. Perché Mental Game of Poker volume 2 non è tradotto in italiano? No, McLovin TV. No, è appena stato tradotto in È italiano. tradotto in italiano, se te guardi sotto il canale ci sono i link per acquistarlo con lo sconto. Ecco, questa è una cosa che non rifarei. Chalice in tutta la sua durezza mi ha fatto una domanda troppi. Fidati, troppi. Troppi. Spin and Go li ho provati, non mi piacciono, non mi dicono niente. Spazzaneve è difficile dirla sta cosa. Tre tornei a sera ogni giorno dipende da quanto è grosso il field, perché se fai un torneo con 20 persone è più facile che fai final table rispetto a che fai un torneo da 300 persone, quindi è molto difficile quello che chiedi risponderti. Quante scandale hai fatto nella vita? Vabbè, non ha senso che glielo chiedo. No, no, non mi hanno hackerato, però cioè, visto che possono fallire le banche, non vedo perché non potrebbe fallire Stars. No, no, non mi hanno mai rubato niente dalla cassa, cioè, però non lo rifarei perché mi sono preso con leggerezza un rischio che avrei potuto evitare. Ma anche lì come consiglio, questo è un argomento delicato, il consiglio è di usare l'email, un'email molto sicura, non un'email, non lo so, boh, mi viene in mente boh, Virgilio, Tiscali, roba così. Tipo No, sì. Gmail è una email abbastanza sicura, quelle di Microsoft credo che sono abbastanza sicure, doppia autentificazione, perché vi rubano le password da lì, dalle email. Quindi state attenti alle email che usate e cambiate la password molto spesso. Allora, no, non mi hanno rubato i soldi della cassa, no, non avevo soldi su Full Tilt, mi manca lo status. Sì, ma anche se do la password non riesce a entrarci comunque. Lo stato di Supernova Elite, sì, perché indipendentemente da quello che comportava in termini di rakeback, si chiama Poker Stars e a me vedere i tavoli con le persone con le stelline intorno era una cosa che piaceva, piaceva un sacco. Trovo bella. Spazzaneve anche 0 ITM puoi fare se tra 500 e 600 persone nel field. Sì, ma anche in tre puoi fare 0 ITM se parli solo il primo. Non è che... Sì, anche. se al tavolo rimani a zap con reg, quitti, finite le 12 mani, se non le ho fatte, sì. Sì, ma ho anche l'RSA del... cioè, Stars è molto sicuro, cioè non... ma è proprio un principio. Nel senso che sarebbe buona norma non avere mai più di 100.000 euro per ogni conto corrente che si ha, perché 100.000 euro è quello che è garantito Eh sì. in caso di default dalla Banca Centrale Europea. Averli su Stars, quindi cioè, mi sembra, come dire, un po' bizzarro, no? Sì, si può richiedere l'invio di un PIN per progressare, si può richiedere anche l'invio di una RSA key che ti genera codice ogni volta che ti loghi. Che ho ovviamente. E non lo so se tutti usano email sicure Python, sai? Comunque dirlo in stream, magari qualcuno che sta usando un'email così ballerina, magari la cambia per un'email sicura e rischia un po' meno. Facciamo anche un uso educativo di questa No, stream. no, ispanico, se mandi la mail te la mandano l'RSA. Sì, 100, ma più di 100, ne avevo molti più di 100. No, no, non è il fondo interbancario, è proprio una garanzia della Banca Centrale Europea. Il fondo interbancario è un'altra cosa. Come mai Stars, perché ci guadagna di più? È un'azienda Stars, ragazzi, non è che fa beneficenza, faranno quello che gli fa guadagnare di più, probabilmente. Sicuramente, non probabilmente.
Sì, scaduta la RSA, scrivi la rimanda. Avevo letto qualcosa che mi aveva. Giocheresti un quarto di bankroll in Zap contro Fish aggro? Cosa vuol dire un quarto di bankroll? Cioè, se abbiamo 500 BB, di sicuro non mi alzo. Nico, rispondi un po' a Tortellino, che è la terza volta che ci fa la stessa domanda, anche se l'hai già risposto prima. Consigli sulla preparazione alla sessione. Focalizzarsi, allora Adesso bisogna è preparare una checklist mentale che ormai la fai in automatico, no? Prima di. allora esatto, cioè l'importante è avere un piano e ricordarsi prima di entrare ai tavoli di eseguire quel piano. Comunque sì, cioè perché no, cioè perché non dovrei giocare un quarto di roll? Tipo che se uno utilizza una determinata strategia di CBTP, una determinata strategia, andiamo sempre per macro spot. È bene che si ricordi di fare quelle cose lì. Cioè, se uno ha un qualunque tipo di edge su un field, è bene che si ricordi di fare quelle cose lì. È un po' come il calciatore che sta per entrare in campo, sarebbe bene che pensasse agli schemi, all'uomo da marcare sui calci d'angolo, a quello che gli ha detto l'allenatore, non che pensasse. La figa. Esatto. Per noi è più o meno la stessa cosa. Quindi praticamente te dici, intanto entrate con la testa in quello che dovete fare senza, cioè entrateci già dentro prima di iniziare, no? Senza che arrivi lì e non capisci, poi litigato con la moglie, è un casino, roba del genere. Allora, che musica ascolto? Spazio da Mozart al rap underground romano che mi passa G-Rex di Straforo. Io ultimamente mi gaso con Trance Tomorrowland. Cosa ne pensi dell'equità condivisa? Pensiamo che ce lo siamo presi. Che Chalice è arrivato e Zanga. Sì, ascolto quasi sempre musica durante le sessioni, cose che non hanno troppo impatto emotivo, cioè qualcosa di rilassante, qualcosa. In che senso un po' in ritardo rispetto alle tue abitudini? Mi stai domandando a me? No, leggevo qua. Ah, aspetta, come si può combattere? Allora, guarda, se ti stai annoiando in sessione, vuol dire che stai missando un sacco di informazioni. Perché già con tre tavoli mi sembra di riuscire a vedere la metà delle cose che dovrei riuscire a guardare, quando non sono coinvolto nella mano. Le set che usano, gli showdown, linee che sono state tenute, eccetera, eccetera, eccetera. No, ero già l'abilitazione ce l'avevo già quando ho iniziato. Ci lavoravo quando ho iniziato col poker, non avevo 50k, un reg li può fare. Ma di che stai Definiamo una. parlando, Shark? Cash game o MTT? No, non ho mai mascherinato MTT. MTT mi piacerebbe farli in realtà, per provare qualcosa, però vorrei un palinsesto un po' più ricco e soprattutto vorrebbero fare una sorta di
orario della terza età. Cioè, Pomeriggio. comincia alle... 18. No, ma facciamo anche alle 15, poi c'è la pausa caffè, la pausa cena, allora potrei farlo. Cash? Sì, si possono fare cash, sì. Questo è Submariner. Submariner. Date. Lo mettiamo a Domani favore di telecamera, così magari domani mi tagliano un braccio, no? incontrare quello che gli ha detto aspetto al bar con l'accetta. Esattamente. Andassi in Messico, da quello che ho sentito, starteresti a quell'ora. Ora c'è Baroni che credo che sia in Brasile a grindare. Non so se grinda o tromba, ma farà. Quanti sull'IT fanno 50k cash all'anno? Ma io credo almeno 30-40 persone. Claudio. Today will be the day. Che potrebbe essere quel Clans che scriveva prima. Ovviamente per il gioco dell'epoca, in quel momento storico, eccetera, eccetera, eccetera. Quattro ganci arrugginito. Sì, alle giocherò un KO in cui sono primo di 6, ma siccome siamo in live non lo posso mettere. Allora, no, un momento, io ho risposto, cioè, mettiamola così, riformulo la domanda, no? Il reggae italiano che mi terrorizzava di più, che mi ha terrorizzato di più. Munieco, grazie mille per i 20 shir, grazie mille del supporto. Munieco 81. Oltretutto Tahiti, non ti ho detto, io porto anche un culo della Madonna, quindi io credo che qualunque cosa tu stia facendo ne uscirai ricco. Porti bene, e allora cazzo se lo sapevo, aprivo tutto il panorama. Infatti io credo che cioè, qui la questione sia che Twitch potrebbe essere il canale giusto per lanciare una sorta di business marketing dei miei feticci, cioè tipo ciocca di capelli, mutandina usata. Comincia a fare dei pacchettini così magari ci ritroviamo a gennaio e facciamo una specie di asta qui in live streaming e diamo tutto in beneficenza. Allora, il downswing direi ho fatto meno 50 due o tre volte, direi quello. Allora, Clavio Anzalone gioca sul Lit. Clavio Anzalone non si sa dove sia. Non si sa. No, non gioca sul Lit, cioè. Fluidità. Clans, Clans, tu potresti sapere dov'è, forse. questo clans, questo clans, clans, clans. Chi ha prestato account? Io ho mai prestato l'account a nessuno, preferirei No, prestare. stanno parlando tra loro. Io preferirei prestare la moglie che non ho piuttosto che l'account. No, maledetto non è che mi mette in difficoltà, mi usa come se fosse il suo mini pony, sono due cose diverse. Sì.
Clans, Clans non è Brock. No, è Brock. Vabbè, organizziamo uno stacking. Quanto è difficile vivere giocando a poker? Io direi che è molto più difficile senza. Allora, dell'epoca che adesso sono sul com, no, ma mano a mano che si sono trasferiti hanno tutti vinto. Cosa pensi abbia detto più degli altri? Che non ci vinca un pot potrebbe essere nell'ultimo anno mi è migliorato tantissimo, l'ultimo anno e mezzo. Per un neofita o poco esperto può essere con guardare stream di top reg. Io credo che nessun top reg avrebbe motivo di streamare. Certo che si conosce il nome, ma cosa no? Ma come Fuled, cioè, chi sta nel coso, cioè, lo sanno, però sono persone riservate, non... No, Cristian ha smesso da tempo. Il tavolo, quando mi alzo dal tavolo verde, cazzo, mi sono loggato per, aspetta, mi sono seduto al 1000 per sbaglio, avevo il lobby di fianco e stavo controllando per dire che lo sfondo del tavolo non è verde, Vuoi ma quando... mettere un ta... Ah no, però siamo... Vabbè, le tue carte sono aperte, però. Scusami? Volevi mettere un tavolo? No, ma che mettere un Ah, tavolo? ok. Ho miscliccato. Andrea Dato che fine ha fatto? Mazia, non so chi sia Mazia. Mazia giocava in MTT. Quanti buoni reg hanno smesso? Direi un 95%, 98%. Quanto è facile che lo scorpio non si sa gestire, molto facile. Perché hanno deciso di fare altro e smettono, si danno all'altro, eccetera, eccetera, eccetera. No, no, non sono broke, fidati. Quelli davvero bravi erano anche molto intelligenti, le persone intelligenti. È difficile che brocchino. No, no, sono scelte di vita. Siete un po' soldi oriented, cioè... C'è un maledetto che ti aspetta. MTT è un mondo che conosco meno, quindi... Comunque né Emiliano Conti né Carini hanno smesso. Emiliano Conti mi sa che ha fatto 30K e passa quest'anno, quindi non ha smesso. Carini non lo so, ma non ha smesso. Era ospite da noi, so, 3 mesi fa, 4 mesi fa. Ma in realtà non, ha, anche, non è questione di sfruttare fino all'esaurimento, cioè l'esaurimento dipende se esaurisce te o se esaurisce, cioè nella vita c'è anche altro oltre i soldi, soprattutto quando uno ne ha abbastanza per avere una qualità di vita più che dignitosa. Minieri non ho idea di dove sia. No, no, sono abbastanza. Money, 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 ma a diventare i più ricchi del cimitero non si fa un affare. Bella questa cosa che hai detto. Perché no, Python?
Non credo, Verken. Nico, se sei stanco, cioè, sentiti libero di... Sì, il fatto che io ho sto caffè. Ma tu sei su Stars? No, sono 888, l'unico tavolo che c'ho è un KO da 55 euro di 888. Siamo terzi di 5 giocatori rimasti, siamo in bolla. Da tutto 888 l'avevo anche provato, ce l'ho che c'è cioè io quando vedo che non c'è l'autoreload, come faccio a grindare su una roba del genere? Ma tanto qui non lo posso mandare live perché siamo in Eh diretta. no, però una railata io potevo Ah, darla, ho quello sì. l'altro monitor. Se ce l'hai il 55 delle 11. 55 KO. No, ma guarda, la cosa dei soldi, cioè, poi dipende anche da dove uno è partito e da quello che vuole. A me di avere la macchina di un certo tipo non me ne frega un cazzo, di avere, cioè, beh, sì, su questo ti posso anche dare ragione. Sei tu il mio autoreload. No, sto scherzando, ovviamente. Su cosa consiglio di focalizzare il mio prossimo obiettivo? Un po' generica. No, allora, non sto dicendo cioè, che vivere in povertà sia una figata, eh. Sto dicendo che arrivato a un certo limite di soldi si possono fare delle scelte che ti garantiscono più qualità di vita. Cioè, Bezos non credo, non è che uno che lavora per i soldi. Ci siamo su questa cosa? Il tempo libero non esiste, esiste il tempo di vita. People's avevo fatto una comparsata un paio di estati fa, poi ho avuto non problemi col cash up, cioè me ne sono venuto via. No, in questo momento non sono nelle condizioni di pianificare molto. Un'attività che in fondo, cioè, mi rilassa molto, mi estranea molto da altre cose che non vanno molto bene e Dio mio Dio. qualcosa mi dice che è andato, qualcosa è andato storto nel mio video 888. Sì, ho sbollato. Sì. Ho un altro cane, sì. Se non leggi da davanti. Ah, sì, hai ragione. Non sono abituato alla televisione. Si può chiamare televisione? 62 euro d'Italia. Il consiglio più prezioso che ho mai ricevuto è al piano di sotto dai miei genitori, il cane. Il consiglio più prezioso che ho mai ricevuto. Non è un consiglio più un detto. Il formaggio gratis esiste solo nella trappola per topi. Quindi ragazzi, sforzatevi per ottenere quello che volete.
Senti Nico, io avrei completato la mia sessione e io Va penso che bene. abbiamo dato una stream molto, molto interessante e densa di contenuti. Siamo seguiti attualmente da, grazie Pido per la sub, da 190 persone e io spero che, insomma, mi abbia fatto piacere rivedere Nicola, parlarvi. Spero che ti sia divertito, insomma, anche te in questa esperienza di streaming. Sì. E niente, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. La Quando vuoi. rifaremo magari più avanti, cambierà qualcosa, boh, tra un paio di mesi, eh? Che dici? E si fa Vediamo ai un'altra. tavoli. Stavo tanto leggo. Sì, tu me lo dici e ci organizziamo. Facciamo un'altra chiacchierata così, tanto. Simpatico comunque parlare davanti ai nostri amici pokeristi e magari non pokeristi. Vabbè ragazzi, io ti ringrazio ancora Nico, vi saluto tutti, è stato un piacere e ci vediamo alla prossima live. Va bene, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.